Super ciao ragazzi miei, qui abbiamo Crash, l'ira di Cortex, un videogioco, videogames, PlayStation 2, il futuro. Uscito nel 2001, 23 novembre 2001, oggi è il 24 novembre. Avrei dovuto farla ieri, ma ieri non stavo bene. Perché vedi? Vedi che ho gli occhi un po' gonfi. Ieri mattina mi sono svegliato con gli occhi gonfi. No, cioè, ad aprire gli occhi. Grazie, Iaco19. Si è abbonato per 20 mesi. Grazie, grazie mille. Ieri mattina, non so perché, mi sono svegliato. Che ad aprire gli occhi sentivo. Non è che mi faceva male, sentivo fastidio. Sono andato a vedere allo specchio, ho detto addio, sono invecchiato di colpo, è successo, ho 50 anni, sono invecchiato di colpo tutto insieme. Culo di piombo, grazie, bentornato, 19 mesi, grazie. E quindi non lo so perché, ieri sono stato tutto il giorno con gli occhi gonfi, la pelle tutta... Non lo so perché, boh, forse o mi sono toccato gli occhi con qualcosa... Non lo so, non ne ho idea. Se qualcuno può sapere cos'è, che non lo, forse stanchezza, può darsi. Va bene, chi se ne frega. Stasera siamo qui con Crash, l'ira di Cortex. E è partito l'hype train. Attenzione, è partito anche l'hype train. Incredibile, avete fatto partire l'hype train. Grazie a tutti, siamo già a 74. Bene, 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 mi spiace. Beh dai, l'ira di Cortex sarà come una tachipirina. Non è vero, ma va bene. L'ira di Cortex in realtà è il vero Crash 4. E io non pensavo che mai l'avrei detto, ma Crash mi viene da chiamarlo Crash 4 in automatico. L'ira di Cortex è Crash 4. Io sono molto in attesa dei Game Award, perché molto probabilmente annunceranno qualcosa di relativo a Crash Bandicoot. Vedremo, vedremo. Secondo me, Fate, ci è rimancato, siamo a 6 mesi. Grazie Fate, grazie mille. Quindi secondo me a Game Award vedremo qualcosa di Crash, secondo me. Comunque non ne parliamo, ci vediamo poi il 9-10, fra notte, fra il 9 e il 10 novembre. Buonasera, buon signore. Dal buon signore da quello con premio fu definito come Crash 3 per la... Va bene, va bene. Io tra l'altro mi ricordo perfettamente il gioco. Ren, un caffè per l'ira Cortex. Io mi vedete carico, perché prima di cena ho preso... Cioè, prima di venire qui, dopo cena ho preso un caffè proprio alla macchinetta, perfetto, proprio per essere totale, pieno di vita. Infatti stasera guarda là, guarda là, guarda là, chi è? Ambro9XX, quasi un anno, preferisce l'ira di Cortex o Crash 4? Grazie. No, allora, ora l'ira di Cortex è un gioco ovviamente inferiore a Crash 4, però l'ira di Cortex è Crash 4, vero? Secondo livello quasi davvero, ragazzi. Dai, arriviamo al secondo livello, così si comincia a ballare con la musica di Crash, ovviamente. Altre due sub e completiamo il due livello, davvero, davvero, davvero. E io mi ricordo perfettamente il giorno, tra l'altro c'ho ancora lo scontrino, ma mi sembra fosse, boh, era estate, il 2002 però, lo comprai insieme alla PS2, e questo qui usato, tra l'altro, lo comprai usato, chissà chi fu il primo vero possessore di questo gioco, non lo sapremo mai, forse è meglio così, ma io comprai la PS2 con insieme Crash l'ira di Cortex, andai lì, portai la PS1, gli portai la PS1, chissà che fine ha fatto la PS1, ragazzi, non dovete vendere le vostre console, dovete amarle. Tra l'altro vorrei, quanto sono autoreferenziale, dovrei anche, mi calbrebbe farvi, cioè rivedere insieme magari dopo lo Zero Play dell'ira di Cortex, giusto per chiudere la serata. Poi non so se questa qui farla una serata one shot oppure continuare nei prossimi giorni, ovviamente oggi non lo finiamo tutto, è impossibile. Però mi ricordo proprio che arrivai a casa, montai la PS2, misi... Si sente il taglio, misi il gioco e rimasi in balia di questo gioco, che a quel tempo mi sembrava meraviglioso. Si vedono le mani, si vedono le scarpe. Va bene, va bene. Non dovete vendere le vostre console, dovete amarle, esatto, esatto. Tra l'altro penso proprio che, anzi ve l'ho già scritto su YouTube, che domenica inizierà, cioè arriverà la prima puntata del gameplay di Crash 1 PS1. Domenica. La devo ancora girare, ma vediamo, penso girerà la venerdì.
e basta, rimane la storia con lo Zero Play. Secondo me Chris Vincent è più bello, però dai, non puoi paragonare uno Zero Play di qualche anno fa, quello dell'anno scorso, due anni fa, beh, l'anno scorso, poi è uscito Jack 1 e esatto. No, in realtà Jack 1 io l'ho scoperto dopo, però sono usciti insieme, sono tutte e due del 2001. E quindi quest'anno Crash, l'ira di Cortex, ma anche Jack, attenzione, anche Jack il 7 dicembre compirà 20 anni. Mamma mia. Ha iniziato a registrare lo Zero Play. Ho già registrato lo Zero Play. Devo montarlo. Lo sto montando, sto lavorando. Stasera un bel maglioncino, ovviamente in tinta con Crash. La trilogia PS1 finirà per 100%. Allora, il gameplay di Crash inizierà col primo, poi se andrà bene si fa anche il 2 e il 3. Ovviamente non verrà lunghissimo, sarà 5 episodi, 4, non lo so, 3, 2, 1, perché Crash è breve. Però voglio fare il 100%, sì. E ovviamente le reliquie nel 3 no, però vedremo. Prima faccio l'1 100%, tutte le gemme, ovviamente cazzeggiando con montaggini, parlando delle cazzate mie, parlando dei videogiochi. Voglio proprio ricreare completamente il mood dei gameplay che facevo nel 2017. Potrebbe fare un remake dell'Ira Cortex? Sì, che secondo me la musica finisce. Secondo tutti Crash 4 era nato come un remake di Ira Cortex. Comunque vabbè, questa live era da fare con Vito, lo so, ma Vito è disperso. Il maglioncino è perfettamente in palette con il muro di mattoni e con Crash. Cosa parlerà nei prossimi gameplay di Crash su YouTube? L'ho già detto ora, non si è già detto un po' tutto? Sì, però il fatto è che i gameplay miei su Crash sono sempre stati un modo per parlare di tante cose. Cioè, io mi mettevo lì, poi è uscita questa notizia di... si parla di questo, capito? E poi ovviamente arrivo in un gioco e in un punto del gioco mi viene in mente l'aneddoto della Naughty Dog. Sarà molto a braccia, poi ci saranno i montaggini, quindi insomma... Vediamo un po'. 121, veramente, veramente. E allora direi di mettere la PS2. Ma io leverei la musica anche perché basta. No, via, arriviamo alla fine della musica, poi si fa. È partito l'hype train? Che è successo? No, è finito il livello 1, non siamo arrivati al livello 2, mannaggia, ma va bene, vi voglio bene lo stesso. Rialza quel crash lì dietro di te. Ma il problema è che non so dove appoggiarlo. Lascialo stare lì, si riposa un po'. Ho ricevuto un emoticon, condividi, va bene, condividi, perfetto, perfetto, qualsiasi cosa sia, perfetto. La traccia luppa male come nel gioco vero e proprio, sì, perché sono prese proprio dal gioco. Allora, leviamola, perfetto, bene, morta così. Allora, io qui ho il mio paddino della PS2, cristallino. Puh! Non si sente un cazzo? Si sente poco? Su, avanti! Lo sentite? Perché il volume mi sa che è un po' basso, mi sa. Oh, si sente, ok, c'avevo la televisione. Grazie! Vediamo i salvataggi che c'ho. Guarda, c'è Paperino Operazione Papero. Cos'è Indiana Jones questo? E il bastone dei re, mamma mia, Donald Duck. Twin Sanity, l'ira di Cortex. Benissimo. Benissimo. E anche Titans. Questa è la memory card su cui facemmo una delle primissime live su CNK, vecchissimo. Allora, già che siamo qui, fammi controllare se le configurazioni di sistema sono fatte bene, perché probabilmente si è resettato tutto. No, invece no, guarda, l'orologio ha retto, è sempre 22.58, in realtà è 22.56, sì, 25, perfetto, ciao SonicSonic07. Inizio schermo, qui in realtà non cambia un cazzo, ma io mettiamolo così, vai. Digital out no, uscita composito, telecomando non ce l'ho. Perfetto, basta, abbiamo finito di impostare tutto. Bene, 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 bene. Sono le 21, bene, iniziamo. Browser. È un'ora in più, oddio, cazzo è vero. Perché si vede è impostato con... con l'ora estiva. Non dovrebbe essere più avanti. Boh, non lo so. Mettiamo le 21. Vai. 21.50. No, aspetta. Deve. Ormai che siamo così, facciamolo perfetto. Deve scattare 59. Appena scatta 59, io lo lascio andare. No, non c'ho l'orologio. Vediamo. 58. Quanto manca? 58. 58. Manca pochissimi secondi. 5. 3. 2. 1 vai. No, ma ha messo dei secondi in più. Veloce, 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 veloce.
Veloce, veloce, metti 15, metti 15. 15, 15. Ma te guarda, se io devo perdere tempo con l'orologio di sistema della PlayStation 2, il futuro, vai, ci siamo, ci siamo. Andiamo. Io ti seguivo dallo Zero Play di Utent. Pensi che annunciano una crash Game Awards? Sì. Più che altro se non l'annunciano fanno meglio a chiudere proprio. Andiamo. Perfetto. VSD Hammerswin. Stasera finisci l'obiettivo. Boia. Tu, vediamo, vediamo. Oh, stream a 60, la PS2 a 60. Senza emulazione. Non è una cosa che fanno tutti. Qua intorno. Perché no, non è una cosa. Cioè, ho comprato l'adattatore apposta per streamare a 1080 la PS2 a 60. Mi rimpicciolisco anche un po' così. Senti là. Stai andando alla grande! Caricamenti immensi. Sì, il caricamento del caricamento. Che non fa che da prologo alla. E poi caricamento. A uno schermo. Un schermo bianco che anticipa l'animazione un altro schermo bianco che anticipa poi l'animazione. Il mio modello preferito è PS2, quell'ultimo, quello, vabbè, l'originale è FAT, però la PS2 Slim 9000. Universal Interactive Studios Production, developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex. Questa è una reference. Mamma mia, ogni volta che vedo la scritta Konami mi viene a picchiare qualcuno. Sì, un po' sì. Traveller Stella adesso fa giochini in Lego. Vabbè, comunque esiste ancora. Dio Bono con microfono, davvero sono stati registrati. Sì, effettivamente. No, probabilmente è anche un fatto di compressione totale. Che gioco incredibile sarà questo. Sulle mani! Che sono meravigliosi. Erano proprio sforzati per la IO. È Oxide, esatto, è Oxide, è Oxide. Dopo si guarda Zero Play. Io direi di partire perché. Ma siamo a 130, ma veramente. Arriviamo a 200, dai, voglio vedere a 200. La musica del 3 remixata, sì, come in Crash Bash, come in Crash XS, come in Crash 2 Game Boy, come tutti i giochi di Crash del mondo. Iniziamo. Oh, è il nome, lo chiamiamo. Non ci sono i numeri, non posso chiamarlo 20 Years. A proposito. E oggi ho comprato su Amazon, mi arriverà domani, la trilogy di Tomb Raider per PS3, perché li voglio giocare tutti in live prossimamente, penso a dicembre o comunque nei prossimi giorni. Quindi se vi interesserà vederlo Tomb Raider, abbiate cura di seguirmi. Tomb Raider Legend Anniversary Underworld, secondo me con Underworld si farà le risate. Quindi assicuratevi di essere iscritti, perché probabilmente sarà molto interessante riscoprire Tomb Raider Legend Anniversary. Pepsi Man, perfetto, Pepsi è perfetto. Peppi, guarda come si vede bene, molto meglio di quello che pensavo. Lo chiamo Pepsi, vai. Pepsi, olè. Ma Pepsi Man, in realtà Pepsi Man perché c'entra? Pepsi Man. Benissimo. Perché? Perché sì, perché no, scusami. 20 anni di cosa succede? Aspetta e spera. Mi sono dato il labello, c'ho labbri secchi, mi frizza. Se porti a casa Pepsi Man, ma non ce l'ho, vabbè, vedremo. Si sente il taglio, sì. Si vocifera che scrivendo un codice segreto per decidere il nome della partita si arrivava direttamente alla fine. Può darsi. Madonna, ma veramente così lungo? Oh, devi caricare un filmato. No, si comincia male. Via, tra l'altro non c'è meno Crash che prima o poi si farà anche Spyro 4, perché anche quello e lì. Poi il caricamento. Quello però mi sa che è una live sola, perché non ce l'ha. Porca putanzi. Sarebbe un'emozione giocarlo su Xbox a 720. Attenzione. Deficienti, stupidi, incapaci. Non è il comando. Possibile che non ne facciate mai una giusta? A quanto vedo, il tuo curriculum di criminale è patetico! Uka Uka, non è colpa nostra! È tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot! Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino del male! E meno che mai a uno stupido marsupiale arancione!
Crash deve essere eliminato! Oka Oka, è spiacente di ricordartelo, ma Crash trova sempre il modo per sconfiggerci. Vabbè, veneziano, trovi il modo di sconfiggerci? Basta con le scuse! Voi cinque idioti farete meglio ad escogitare un buon piano! Altrimenti... 60 è un'altra cosa, sì. Perché mi caccio sempre in queste situazioni? Pur essere qualcosa che possiamo fare. Quest'altro pistone. Di un po', dottore. Sbaglio o stavi trafficando con una nuova arma segreta nel tuo laboratorio? Una musica esagerata. No, non so di cosa parli, Annetrofi. Dottor Cortex, aspetta, ora qui penso che si riferisca all'arma super segreta alla quale hai lavorato giorno e notte da quando Crash ti ha sconfitto. L'arma che dice... Basta con queste discussioni! Abbiamo un piano! Abbiamo un piano! Grazie a miei sforzi sono riuscito a creare una super arma. Ma com'è brutto? Geneticamente avanzata di incredibile potenza. Ma mi manca un elemento essenziale. Tanto engine? No. Elementi. Mi dà la mano. Elementi. Elementali. Sì. Gli elementali. Giusto. Gli elementali. Proprio quello che ci vuole. Scatenando la loro energia distruttrice si creerebbe sufficiente energia per alimentare la mia. Le mani vanno da sole. Un'arma in grado di distruggere montagne e demolire intere città. E cancellare per sempre Crash Bandicoot dalla faccia della Terra! Cancellare le dita! Affrontare la mia ira! Crash Bandicoot! Va bene. I dentini brutti mi spezzano, è vero? Vai, Crash! Porca troia! Sì, Crash, stai andando alla grande! Ci sono più comandi in questo video! Esatto. E vulcani di gomma. Cosa succede? No, non può essere. È incredibile. Oh no. La nuvola PNG JPEG, anzi. Cosa sta succedendo? Che cazzo lo so? No. Crash, sta attento. Non è possibile. Non è possibile. La sdraia. State tutti bene? Ma poi il timone della nave, il gemello Uka Uka si è rimesso a combinare guai. Devo scoprire cosa sta progettando. Ci vediamo più tardi. Il coso di Crash Bash. No, in realtà non è diverso. Lui è lì da solo a farsi i cazzi su, non m'ha capito. Ah, salve mio fragile fratellino. Sei riuscito a catturare la mia attenzione, Uka Uka. Che razza di piano diabolico state architettando però, tu e il dottor Cortex questa volta? Nessun piano, è solo una piccola riunione tra vecchi amici. Il lip sync. No, gli elementari, non hai ancora visto niente. Perché li hai liberati? Perché li hai liberati? Non ti perché ricordi cosa è successo l'ultima volta? Tagliato proprio. Quisquilie, qualche terremoto, un po' di inondazioni e qualche piccola graziosa era glaciale un paio di secoli fa. Ti preoccupi troppo, fratellino. Non sei in grado di controllarli, Uka Uka. Sono dov'è troppo possibile? Pericolosi. Potrebbe significare la rovina per noi tutti. Al contrario. No, chi ci fermerà? Chi lo diceva? La rovina per te, quel prezioso pianetuccolo che ti sta tanto a cuore. Distruggelo! Volume proprio a caso. Pianetuccolo che ti sta tanto a cuore. Non la farai. Grazie, Franca. Falcor. Chi ci fermerà? Velani! Ma poi lui che s'asciuga. Sono arrivato un quarto d'ora dopo. È proprio come temevo. Per il dottor Cortex hanno liberato un gruppo di maschere chiamate elementali, dotate di un tremendo potere di distruzione. Dobbiamo fermarli prima che distruggano dobbiamo la Terra e tutti i suoi abitanti. L'unico modo per porre freno alla furia devastatrice degli elementali è imprigionarli utilizzando gli antichi cristalli. Servono 5 cristalli per dobbiamo ibernare sbrigarci. Ciascun elementale. È incredibile. Dobbiamo sbrigarci. Coco, a che punto è il tuo nuovo portale di teletrasporto? È quasi finito. Qualche piccolo ritocco qua e là e saremo pronti a partire. Ben fatto, Coco. Questa è l'occasione ideale per vedere guarda se funziona. Sfondo. Guarda lo sfondo. Dobbiamo sbrigarci. Che schifo. Vabbè, oggi, Oddio, già quel tempo secondo me. Ecco, questa qui mi ricordo che era
vedere questa stanza su PS2 mi ricordo che era tanta roba. Però oggi non lo è più. I cavi, guarda i cavi. Madonna. Io mi sto sentendo male. Madonna che brutte robe. Eh sì. Ok, tutti i sistemi sono arrivato dopo. Pronti e operativi. È arrivato il momento di pareggiare i conti. È arrivato il momento di pareggiare i conti. Il filmato troncato così è ovviamente una cosa a cui per Crash 4 si sono ispirati in seguito. Che meraviglia, veramente applausi. Ecco, guarda, qua si vedevano le dita e la suola dei piedi. La suola delle scarpe, a quel tempo era tanta roba. Ma è un problema se il gioco si vede strecciato, perché in realtà dovrebbe essere in 4 terzi, però vabbè, sti cazzi direi. Tra l'altro c'è anche il bordo nero. Crash Bandicoot, la mia vecchia nemica. Crash 4 fa riferimento a questo. Ancora lì a raccogliere cristalli? Le vecchie abitudini sono dure a morire. Io mi occupo di qualcosa di molto più appassionante. Ti presento Crunch, la mia ultima creazione. Ultima creazione? Crunch. Sarebbe questa la creatura che continua ad intralciare i tuoi piani? Ah, stai scherzando? Annienterò questo mollusco in men che non si dica. Sii paziente, Crunch. Presto potrai affrontare Crash. Non è geniale. La piatta espressione del mio genio scientifico. Un vero guerriero, Bandicoot. Comunque la voce è di te, Crash. Mi piace. Oh beh, tutti facciamo degli errori. L'hai messo per ora. L'hai messo per Maet, sei un eccolo! Io intanto ammiro per qualche secondo il font con cui è stato scritto carica salva. E poi parto. Oh, ma lo sai che me lo ricordavo più lento. Oddio, il salto fa schifo come ai vecchi tempi. Non c'è doppio salto, va sbloccato, sì. Mamma mia. La panciata! Masaka! Madonna santa! Ah, oddio. Esatto, allacciate le cinture. Madonna, cos'è? No, bellina sta animazione, è carina. Ma aspetta, ve lo metto a schermo intero? Perché così è un po' come dire, mangiato, come dire. No, fermo, ora ci metto un quarto d'ora. Ah, porca madorca! Solo per allinearlo. Madonna. Che ricordi? Beh. Aspetta, vediamo se riesco. Vediamo se. Meglio di sì, non credo. Vai, oh, meglio di sì, non si può, oh. Vi va bene? Va bene? Meglio di sì, non si può, dai, meglio di sì. Forse era meglio prima, gli dava un che più di con la ornicina. Andiamo! Torniamo indietro nel tempo! Indietro di questi 20 anni meravigliosi! Che ci hanno regalato tanti giochi meravigliosi! Non è vero! Da lì in poi, dopo questo gioco, saranno stati tutti brutti! Si salverà un po' solo Twin Sanity. I cavi. Cosa stai guardando, testa pelosa? Io sono Rocco, l'elementale della terra. Uka Uka e il dottor Cortex mi hanno risvegliato dal sonno che mi imprigionava ed ora sono libero di polverizzare qualunque ostacolo. Angelo Cola, la voce di Cortex. Non era male. Non azzardarti a raccogliere quei cristalli, moscerino, perché se ci provi io ti seppellisco vivo. Cioè, io adoro la voce di Cortex da Twin Sanity in poi, ovviamente, però perché è più professionale, ma è bravo anche. Però questa voce qua è proprio la voce caratteristica di Cortex di quel tempo là. Il temibile Rocco, esatto, Rocco, bisogna stare attenti. Rocco, come sei brutto. Sondaggino, votate! Avete mai giocato a questo gioco? Siamo 160, ma really? Solo visto mai giocato. Che peccato. Ti è piaciuta la storia di oggi? Sì. Rocco ha già rotto il cazzo. No. Sta roba è offensiva. Incredibile come sto essere al mio stesso nome. 176. Ma allora se arriva a 200. Boh, qualcosa. Allora. Comunque, oh, lo sai che io, mi fa un'impressione strana. Cioè è quasi gradevole. Non capisco davvero. Comunque
Comunque, oh, la Gegino che porta la PS2 a 1080 non è male, non, pensavo peggio, ragazzi. Sarebbe, mi verrebbe quasi voglia farci un video su questo adattatore, così ve lo consiglio. Ti sta divertendo a pazzi? Sì, perché non lo so, ci sta. Questa serata qua, secondo me, ci stava per me e per voi proprio in generale. Mi sta. Ma già! Mi scordo sempre del cazzo di movimento che fa Crash con la mano. Io non ho mai capito, ma che vuol dire così? Ma cosa vuol dire? Cosa stai facendo, Crash? Aspetta. Rifallo, rifallo, ti prego, rifallo. Rifallo. Non lo fa più. Quello lì, ma cos'è? Cos'è quel movimento lì? Da Pokémon a questo la grafica è la stessa, è vero. Pokémon è del 2021 e è risoluzione un po' più alta. Poi però il resto è uguale. La verità è che questo gioco è più divertente che Crash 4. No, non dovevo morire, non dovevo morire, ho fallato. Adattatore HDMI AV. Sì, HDMI è un adattatore che però ho pagato un po' di più di quelli merdosini. Perché ne provai diversi, ne provai credo un altro paio prima di questo, poi ho provato questo. E è decente, purtroppo non c'è modo di avere un segnale puro in HD dalla PS2. Perché no, perché insomma è un segnale analogico interlacciato tra l'altro, quindi infatti si vede un po' di interlacciatura. E purtroppo è inevitabile, non c'è modo di averlo progressivo il segnale. L'unico modo è emularlo. Però io non lo so, non mi sono mai garbato in emulatore. A me piace proprio il feeling originale che ti dà la console. Sono troppo purista da questo punto di vista. Guarda come fa schifo il bordo su Crash. L'animazione di Crash che dice sarebbe lui che fa finta di suonare la chitarra. Si vede a 16 noni, sì, purtroppo sì, non c'è. Cioè, ci sono dei giochi dove nelle opzioni ti fa mettere 4 terzi. Allora sì, lo puoi fare. Oppure metti in 4 terzi la televisione. Cioè, io dovrei mettere in 4 terzi proprio il video, diciamo, e schiacciarlo. E poi ci sono i giochi tipo Twin Sanity, ti fa o Jak and Dex, o tanti altri giochi, ti fa mettere il gioco a 16 noni e lo vedi bene. Purtroppo... Ragazzi, sono passati 20 anni, sono passati 20 anni e la tecnologia è andata avanti e noi stiamo tornando indietro con tecnologie che fanno da ponte fra le epoche. Allora, le casse fanno veramente ca. Porca miseria, guarda che... Dai! Olè. Purista vista anche... Meglio che questo che Crash 4? No. Allora, si potrebbe parlare... Madonna, com'è brutto lo squalino. Diciamo che Crash 4 è un gioco fatto bene, però non è un gioco... Non lo so. Non voglio compromettermi, quindi vediamo. Non voglio dare neanche giudizi troppo affrettati. Dai! Ok, Crash 4 è il gioco migliore. Il pesce unicorno, sì, boh, non si sa cos'è. Ma poi l'audio è veramente a caso. E non si può regolare un... No. Regola schermo? No, perfetto. Ah, la posizione. Opzioni sonore. Sarebbe a dire surround. Qualcuno nota differenze, specie se con le cuffie. Mi spacchi le orecchie, scusa. Abbassa il volume, scusa, che... Cioè, non è lì... Ah, mi spacchi le orecchie! Abbassa il volume, sentivo. Non ho mai capito a cosa serve quell'opzione. Mi sembra uguale a prima. Cosa dovrebbe essere cambiato? Forse c'è un po' più di riverbero, non credo serva. Boh. Cioè, così il suono lo sento più pulito. Sì. C'è una specie di eco. No, mettiamola che magari il gioco sembra più moderno mettendo surround on. Gli dà quel che di eco, un po' più
Si sente in stereo. Sì, ma è uno stereo finto. È uno stereo. Uno stereo simulato proprio. Simulacro proprio. Che bello, che bello. Almeno qui c'è l'ombra. Hai proprio colpito nel segno, Lorenzoni. La mia mamma intanto che mi grida: abbassa il televisore, che voce ha sempre sto ragazzo. Signora! E se abbassa la voce non è la stessa cosa. Io mi devo divertire divertendomi. Se lo immagini l'opzione dell'audio invece succede, si sentiva solo cosa succede. Sarebbe stato epico. Il 20 luglio Boom Bang faceva 15 anni. Non me ne frega un cazzo di Boom Bang. Non abbiamo festeggiato, ma perché non se lo merita di essere festeggiato? Io qui da piccolo pensavo sempre che ci fosse roba. Invece non c'è un cazzo. Ma la signora, ma io lo fa. Fa la faccia di cre. No. Non urla di buono. Oh! Madonna! No! Perché? Devo morire. Ho perso la scatola. Lui per esempio mi sembra che ti porti da qualche parte. No, non ti porta da nessuna parte. Però c'era uno di quelli lì che ti portava da qualche parte. Io pure pensavo di poterci andare. È per forza. Uka uka voglio. Ahu ahu. Perfetto. Comunque la corsa di Crash. Ma me lo ricordo. Cioè, è possibile che me lo ricordassi peggio? Com'è possibile questa cosa? Non ha minimamente senso. Forse perché ormai sono veramente... Ho visto talmente di tutto ormai. Forse era lui? Era lui che andandoci sopra ti portava da qualche parte, no? Me lo sono sognato che c'era... C'era da qualche parte un di questi mammut che te ci saltava in testa e ti portava da qualche parte. Non mi ricordo più. Corre meglio qui che in Crash 4. Diciamo che qui non ha la corsa scattosina. Ancora non era uscito che squadra. In realtà è questo che squadra. Cerca di arrivare alle tre maschere che la vogliamo sentire con la musica fantastica. Sì. Che tanto anche lì si sente. No, in realtà un po' più di volte si sente. In Crash 4 si sente veramente due volte tutto il gioco. James, sei tornato. Come stai? 22 mesi. Come stai? Come va? Non esageriamo, raga. Ovviamente è un gioco. Ci sono 20 anni di differenza. Anche io mi ricordavo di potersi andare. Forse più avanti, boh, non lo so. Aspetta. Niente, 2 ore e mezza di prequel. Anche qui il do e la musica di Crash 3. Ragazzi, visto che siamo tanti, vi ricordo che la notte fra il 9 e il 10 novembre guardiamo il live dei Game Awards. Dureranno un bel po', saranno molto belli, affascinanti, saranno presentati tanti bei giochi, spero. E l'unica cosa è che è alle 2 di notte, quindi ci sarà un po' da soffrire, ma va bene. Nel frattempo mi è arrivato un vocale di Vito Stabile. L'unico vero, il solo, l'inimitabile Vito Stabile. Spero che questo vocale sia adeguato, non so se... Fammelo sentire a me per sicurezza. Momento stabile, momento stabile. Leo Baron, grazie. Ave a te per i 16 mesi. Sentiamo Vito. Allora, bisogna dire le cose come stanno. Crash 4 è un gioco più bello, oggettivamente più bello, ma l'ira di Cortex è più Crash. Ecco. Cioè, non me la bevo che Crash 4 venga dopo il 3, mentre l'ira di Cortex sì. È proprio la stessa... Penso che Vito stia guardandola là e commenta magari, perché così lo capisco, ma penso di sì. È la stessa sensazione che sto avendo io. Cioè, questo ti dà proprio l'idea di Crash. Mentre Crash 4, vabbè che è più moderno, più bello, più colorato, sembra troppo... Una ricetta di ingredienti vari di Crash mescolata insieme a tante altre cose. Cioè, io mi sto divertendo più con questo. Ora, vabbè, solo il primo livello, è presto, Però mi sembra che... Ho paura che questo Crash 4 abbia fatto molti più danni di quelli che noi già gli attribuiamo, Quindi speriamo davvero che ai Game Awards possano sorprenderci con qualche sorpresa che magari...
ne so, una retromarcia su tante scelte che hanno preso. Fermo, che c'è fermo? Già nel 2001 Crash con i risvoltini. Vabbè, ormai i risvoltini, è vero, in realtà è Crash che ha lanciato questo. Ah, era lui! Era lui, vedrai, quello là. Oh. Non c'era un mammut che ti portava via. Vi ricordate probabilmente il bonus? No, no, io mi ricordo che c'era un mammut che ti portava via. Forse è lui. Forse è lui. Guardiamo un po'. Ma porca puttana! Ma lo vedi che è Crash 4 davvero? Dai, non è possibile. Io mi ricordo... Fammi vedere. No, io mi ricordo che andavi su un mammut e ti trasportava. Io me lo ricordo. Porca miseria, il salto fa veramente schifo però, eh. No, forse ci vuole doppio salto, boh. Forse era un altro livello. Ma mi sembra strano. Vedrai, ci vuole il doppio salto, vedrai. Porca puttana, ma come non c'è? Mi strappo le palle, l'hai saltata nel bonus. Gesù, e come si fa? Come si fa? Lo devo rifare. Lo devi fare, io devo fare completismo, ragazzi. Manco il primo livello di raccolta e spremi tutta la prima, ragazzi. È passato del tempo. Effetto Mandela? No, no. Non è l'effetto Mandela. Non è l'effetto Mandela. È più avanti? È più avanti? Ci sono altri livelli di col ghiaccio. Me lo dico. Se sparavi col bazooka ti dà una vita. Quello è vero, è vero, è vero. Lo rifai col coso. Col coso. Lo rifaccio col coso. Lo rifaccio col Crash. In effetti non c'è. Ma come non c'è? Non c'è nessun mammut che porta via. Io volevo sapere se Vito mi stai guardando. Ma stai guardando la live? Oh! Comunicazione. Lo devo rifare, bambini. Bambini, lo devo rifare. Col cazzo, ovviamente. Cronometra in secondo. Cronometra il tempo. Cronometra il tempo. Vediamo quanto ci mette. Ci sta Vito in chat? No, non è Vito 19. Dov'è? Non l'ho visto. Ho finito già al 106%. Non c'è. Ma come? Non è possibile. Siamo già a 20 secondi. Porca miseria. Vabbè che non c'è l'SSD, però... 30 secondi. 35. C'è Vito? Eccolo, 40 secondi, porca miseria. 40 secondi nel 2001, era tantissimo. Ci manchi, torna dai. Ma dov'è? Io non lo vedo. Ma non lo vedo. Ah, Vito stabile, eccolo lì. Sinesi, però abbonati. Questo si completa senza morire per la seconda gem. Ok, i livelli con la palla sono una roba impossibile. Allora, vediamo di non morire, così prendo... Ma porca... C'ho 10 vite, eh? Alle hop! Comunque sì, è vero, questo è più Crash di Crash 4. Guarda, un affronto, eh. Cioè, essere un gioco più Crash di Crash 4, che vuole essere il vero seguito di Crash 4, di Crash 3, è incredibile. È devastante sta cosa, non l'avevo mai realizzata, se non ora giocando Crash 4. Che questo è Crash 4. Mi servono soldi per il Funko Pop. Però Dio, come ti sembra allora? Migliorato l'ultima volta? Diciamo che me lo ricordavo peggio. È incredibile sta cosa. No. È un effetto che non... Cioè non è possibile. Non è possibile. Ma posso telefonare a Vito? Gli telefono. Se telefono a Vito lui si incazza. Cosa fa? I livelli con la palla sono divertenti. L'ho detto, porca miseria. Non l'avrei mai detto. Vittorio, questo è un gioco di merda, ma un buon credo. No. Diciamo che è Crash, però è un Crash fatto male. Mentre Crash 4 è Crash perché c'è scritto che è Crash. Cioè è Crash, però... guarda, bisognerebbe pensarci molto. Non mi aspettavo questa impressione, ecco. Non ero pronto a questa emozione. Il trucco sta nel non aver scritto 4. Il trucco sta nel non colpire i tubi. Su. L'unica cosa che ricorda Crash è Crash stesso. Sì. E ragazzi, non lo so. Che è?
Non lo so, non lo so, non lo so. Non fatemi morire perché devo prendere la gemma. Dio, 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 Dio. Madonna pan, Madonna pan. Non devo morire mai. Mannaggia Walt Disney. Beh, oddio, non è difficile, era un po' un clone del 3, quindi temo fosse scontato il fatto che sia più Crash di Crash 4. Sì, è vero anche quello. Però, boh, non lo so. No, 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 no. Ok, ne ho preso Aku Aku. Ecco una stella. Allora, calma, non devo morire. Comunque, l'ombra funziona, molto più del pallino giallo. Cioè, della non ombra di Crash 4. I pinguini non li credo, sanno proprio fare... no. No, no, no. I pinguini sono un'incognita. La camera fa ca... No, vabbè, la camera è... va da sé, quindi... Aspetta! ZFresh! Ciao! Sto ammalando con questa soffitta gelida. Che musica del cazzo. Grazie per i 3 mesi. Siamo comunque al primo livello. Più avanti ti ricorderai di come realmente rire Cortex. No, voglio crederci. Vediamo di non perdere di nuovo la scatola, perché io non mi ricordo più dov'è. Non era vi... Chi è? Ma guarda quanta gente c'è. Luxrino ha regalato un abbonamento a Video Stabile. Grazie. Al livello 2. Di livello 2. Di livello 2, a vapore, ma questo è pazzo, incredibile. Dov'è la scatola incriminata? Ah, eccola. Ma cattivo proprio. Comunque questo effetto del ghiaccio all'epoca era tanta roba, eh. Cioè, sto gioco io sono convinto che se loro avessero avuto più tempo dei 10 mesi scarsi che hanno avuto, veniva molto meglio. Purtroppo è andata così. È andata così, è andata così. Compito di storia, compitino, rift a parte. Esatto. Activision non rivende Crash Naughty Dog sperando... ma non a Naughty Dog. Basterebbe lo rivendesse a Sony. E di sicuro io... Oh, io sono... Ci scommetto cosa vi pare. Sony ci ha provato a ricomprarlo, Sony. E Crash, perché per forza. Dal momento che l'ira di... Che l'Insane è stata comunque voluta a Sony, quindi... Ecco, c'è il percorso di morte. Comunque il percorso di morte al primo livello è un po' da infame, un po' da infame. PS2 cose bomba futuro. Mi sono scordato cosa stavo dicendo. Vabbè. Vito non mi caga, non mi caga. Mi sta scrivendo, vediamo se dice. Attenzione, non devo morire perché non mi ricordo assolutamente questo percorso di morte. No, non devo urlare, sennò poi c'è la signora che si incazza. Io mi immagino di abbassa il volume di sto coglione. Ora abbassa, lo tengo il microfono qua giù. Lo tengo qua giù, così mi senti? Va bene, meglio così. Bello il simbolo del percorso con la sciarpa. Siamo 165, io vi faccio 165 applausi. Stai parlando di Tauna. Ah, Stravelle Estesa ha fatto un ottimo lavoro con gli effetti di in specifico. Con gli effetti in specifico. C'è anche un video del capo che lo spiega. No, ma... è vero. Percorso di morte del subito capitano qua, che è vero. Vero. Ah, vaffanculo! Bastardo! Bastardo pesce di merda! Comunque, la citazione a Crash 1, A Crash 1, la cui animazione di Crash che rotola su se stesso in Crash 1 venne fatta a mano da Jason Rubin proprio. Quindi mica sti cazzi, però. Il boss lo... Non lo devo rifare. Porca trocca. No! Ho perso tutto. No, non mi dica che non posso più prendere questa scatola. Non possente. Perfetto. Cosa? Vuoi sbrigarci? Non si sa come... è vero, c'è la sciarpa. Ciao, Army. Ciao. Niente reliquia, meno male non c'è la reliquia. Ma Vito mi ha risposto. Vabbè, non vuole essere chiamato. No, è finita. Allora, attenzione ora al pesce
al pesce cornuto. Madonna. Oh, a me mi sta piacendo. No, io lo rigioco tutto, non me ne frega, basta, lo rigioco tutto. Pigliala. Piatolo, piatolo. Piatolo. Attenzione. Forse era meglio aspettare di avere il doppio salto. No, ci vuole il doppio salto. Ci vuole il doppio salto. Ma che cazzata è? Ma veramente? Porca tro... Ci vuole il doppio salto. A parte... Ormai la gemma l'ho presa, quindi volendo posso anche... Perché lì, di lì si esce dal livello, quindi volendo muoio e rifaccio tutto. Tanto la gemma l'ho presa. Sì, sì, infatti c'è la nitro che le fa scoppiare. Vedi, del game design efficace. Stai calmo, ti ricordi il sottomarino giallo? Sì, mi ricordo il sottomarino giallo. Yellow submarine. Yellow submarine. E però, Dio. Ma porca puttana. Ma perché? Oh. No, davvero, a me l'effetto qui del ghiaccio, dei moccoloni di ghiaccio mi è sempre garbato. Non è male, non è male, non è male. Il mammut ti dà 3 vite, ma ci vuole bazooka. Finito sto stage, sì, meno male. Dai, vabbè, oh, è lento per via di caricamento, non sono io. Prendilo, prendilo, prendilo! Ma guarda! Ma perché non lo prende? Ma sei proprio uno stupido! Oh! Preso tutto, guarda là. Olè, bellino. Bellino. Caricamento. Questo è il famoso gioco delle camminate sulle nitro, ovviamente. Bello che nevica anche dentro le grotte. Davvero, non ci ho fatto caso. Beh, perché in realtà, e vedi, la versione aggiornata di GTA Remastered è una citazione a l'ira di Cortex, ovviamente. Quindi mi state dicendo che se io porto Crash 4 tutte le serie si fa 160 persone tutte le serie. Vito, ora c'è l'aeroplano. No, perché mi hai ricordato queste cose? Non mi ricordare il livello. È il secondo livello? No, il secondo livello. Qual è il secondo livello? Ma si può fare il secondo livello con l'aeroplano? Ma veramente? Io boh. Casmet, Matt, ti seguo da quando lì ricordo ti faceva ca. Scherzi a parte, piccola donazione. Cuoricini, cuoricini. Cuoricini, grazie. Perché sto gioco è su CD e non DVD? Boh, non lo so. Non ho idea. Probabilmente cercando su internet si troverà anche la spiegazione. Ma il volume è altissimo, eh. Non me ne ho mica accorto. Si troverà anche la spiegazione, non lo so. Non ho idea. Boh. O forse perché gioco forse perché banalmente costava meno. Perché comunque se il disco entra tutto in un CD vuol dire che il disco è 700 mega. Perché CD a quel tempo erano 700-800 mega. Quindi meno di un giga. Quindi tutto sto gioco è meno di un giga. Quindi probabilmente non ho detto no, mettiamolo su CD. Però DVD sarebbe stato più veloce. Tra l'altro, invece, la versione GameCube che uscì l'anno dopo su di Crash e Ricordi è stata caricamenti più veloci. Però mai provata. Io mi sa che prima o poi un GameCube me lo piglio, Mi sta venendo questa voglia di collezionare, spendere soldi. È 500 mega, va a 60. In realtà va a 60 perché a quel tempo i giochi andavano tutti a 60 interlacciati. Cioè, andavano a 30 interlacciati. Quindi in realtà andavano a 30, solo che la PlayStation faceva un fotogramma alla volta interlacciato, no? Cioè, interlacciato vuol dire che il frame è così. Cioè, è difficile da spiegare, ogni frame è tutte le righine e il frame dopo è le righine del frame prima, e quindi fa così.
e te lo vedi veloce e vedi l'immagine in te, cercati un video su come funziona l'accelamento, che non sono in grado di spiegare. Ce l'ho per GameCube, nel primo livello non c'è la neve che cade. No! Ma non ha senso, Mugshot, grazie. Cioè, com'è, che senso ha? Hanno detto, dobbiamo rendere più veloce questo gioco. Come possiamo fare? Togliamo la neve. E hanno detto, ok, grande, genio, perfetto. Spacchiamo le scatole, se no non prendo la gemma. Versione GameCube è pessima? Addirittura. Ma come pessima? Pessima è una parola importante. Su Xbox invece aveva il pelo visibile. Il pelo visibile? Grazie Simo. Ma stai scherzando? Il pelo visibile su Xbox? Tra l'altro, io ad esempio, io, siccome di Xbox non so nulla, io voglio capire, ma se io mi compro la Series S, posso scaricare Twinsanity e l'Ira di Cortex? O no? Perché non ho ancora capito sta cosa. Cioè, devo avere la 360, devo avere l'Xbox normale. Un po' come l'Insane. Ecco, in pratica è così. No. Ah, no. Ok, non così. Un po' come Dexter su PSP. Ho capito. Non sono sì. Solo giochi in retrocompatibilità. E non è in retrocompatibilità Crash. Non c'è sullo store. Però se ci ficco il disco, cioè se compro la versione Xbox, ma poi sta musica lì, c'è la guerra totale, la musica. Dov'è l'ultima scatola? No, le ultime due. Dove cazzo sono? Dove sono? Mancano due scatole, non si vedono. Dove sono? Eccola! Non ha il lettore dischi, la S sì, non c'ha lettore dischi, però dio, la Series X ce l'ha, o comunque anche la 360, o la One, quello che vi pare, c'ha il disco. Se io ci metto il disco di Crash, prima o poi recupero anche una 360 solo per giocare Crash in HD. Ma vorrei capire se la Series X basta, insomma, cioè prima o poi me la vorrei prendere, voglio provare a forza prima o poi. Penso di no. E avere il disco su 360 e metterla su una Series X. Ti piace questo titolo più di About Time? Te. Se prendi Series X e il disco è la versione Xbox, allora sì. Ok. Ma non c'è un video? Ok, fine. È stato più veloce questo livello. Perché fa sto rumore a metà della licenza? Non lo so, spara le palline di plastica. Anche col disco sono compatibili. Ah, quindi non è detto che col disco funzioni. Grazie Art Tucker. Lo sa che si vede Top Crash dove si posizionerebbe il 4. Il 4 qual è? Quello nuovo o questo? Non lo so. Probabilmente però Non lo so. Bisogna far passare del tempo prima di poter dare un giudizio così. Io veramente spero che ai Game Awards annuncino qualcosa di Crash, perché non, se no davvero è finito. Dovresti vedere la lista dei giochi compatibili. È vero, c'era la lista. Scusa mamma di cosa. Ehi, Bandicoot, cerchi ironia? Fatti sotto, codardo. Che cazzo di messaggio è? Ma che messaggio è? Ehi, Bandicoot, cerchi rogne? Fatti sotto! Ma ti sembra... ti sembra una cosa fattibile? Ci pigliano tutti per il culo e non c'è il remake dell'Ira di Cortex. Eccola, parliamo di questa cosa. Il pelo è proprio visibile, ok? Parliamo di questa cosa che secondo molti, e anche secondo me, il Crash 4 era nato proprio come remake dell'Ira di Cortex. No, quello con la palla. Vediamo questo video, vediamo il video di Matt. Andiamo a vedere il video di Matt. È possibile che il 4 sia nato come remake del 4, perché dell'Ira di Cortex a 1.45? Perché ci sono tanti elementi che coincidono con l'Ira di Cortex. Uno su tutti, le maschere. E cominciato questa nuova serie. Sulla serie S e serie X c'è la dev mod in cui puoi emulare molte console.
l'atmosfera. Magari annuncia su Spiro. O se annuncia Crash e Spiro. Grazie dei Wumpa sbucciati. A me piace più di tutti l'elementare che dice quando avrà finito con te durante l'estate. No. Esatto. Allora andiamo a vedere il filmato. Ci vogliamo il filmato di Matt. A 1:45 mi pare, hai detto. Se prendi Sboss RS c'è un modo per emulare. Sì, ok. Ok. Annunciano Skylander. Spero di no. Allora vediamo. 1:01. No, 1:01. Dai. Vediamo. More intriguing. Porca miseria. Xbox HD 720. Xbox to Xbox 360. Quindi questo è come gira su 360. Va bene. Vedi il pelo? Il pelo ponneso? Insomma. Ah, è vero, sì, vabbè, molto molto sottile. È tipo quello di Dexter per PSP. Vediamo caricamenti. Spero sia più veloce. È tutto più smussato. Beh, c'è più aliasing. What are you looking at, fuzzhead? Bene. Ah! Non è male. Boh, caricamenti veloci. Non è male il pelo così. Tra l'altro questa schermata mi sembra anche su GameCube. Non è male. È molto artificiale, però per i tempi era tanta roba. Caricamenti ci stanno. Ma mi sembra anche più veloce il gioco. Non lo so, boh. L'ira di Cortex maggiore di Crash 4. Fortuna e gloria. Fortuna e gloria. Guarda, durante i filmati si vede più. Esatto. Sì, nella cutscene o comunque nel caricamento. Alla fine anche il caricamento è una cutscene, quindi. Oh! No! Ah, mi stappa l'orecchio. Guarda però l'attenzione ai dettagli. Hanno messo il fumo sui cosi lì, sulle mazze. Fermo. A me comunque mi è sempre piaciuto un botto questo scivolo. Io mi ricordo che torniamo indietro, andavo fino in cima e lo rifacevo tutto per andare tutto fo. Oh, vada là. Guarda là! Rallentato. Guarda la bomba! Che spettacolo. Oh, cada. No, merda. Scusate se urlo. Gli alberi sembrano, non lo so, virus. Ha mai giocato a Indiana Jones, la tomba dell'imperatore? Sì, ci ho giocato tanto anche ai tempi. Con i miei amici si era parecchio fissati. Si giocava su PC, tra l'altro. E sì, non era malissimo. Era un po' un gioco del cazzo. Però era sicuramente meglio del bastone del re. Che troiaio infinito. Anche quello prima o poi si fa in live. Che ce l'ho. Lo comprai l'anno scorso, 2 anni fa. Non mi ricordo. Prima o poi si fa. Oh, io mi sto divertendo però. Cioè, non era previsto che io mi divertissi stasera. Vara Rossi, c'è Rossi. Vero, su GameCube manca l'host di Medieval Madness. La canzone. No. Va bene sta cosa del GameCube però, eh. Troppe delusioni tutte insieme. Allora, di qua dovrebbe esserci. Sì, il. La gemma, credo. Segretino, se c'era. Ah, le scatole aggiuntive. Crikin, 19 vite, eh. Attenzione. No! Sembrava più veloce perché era la versione 60, mentre noi stiamo giocando a 50 Hz. Guarda come mi sono concentrato. Oh, non si guida così male la palla, Ma com'è possibile? Ma cioè, oh! Cioè, sto rivalutando tantissimo l'ira di Cortex. Cosa è successo? Com'è possibile? Non è possibile! Ho abbassato i miei standard qualitativi. Com'è possibile?
questo punto bisogna rigiocare anche CNK. Aspetta. Di qua. Ah! Prendi il checkpoint. Il tempo passa. La palla si controlla benissimo ed è molto divertente. Benissimo no, però diciamo me la ricordavo peggio. E non mi spiego. Vaffanculo. C'ho una maschera. Non mi spiego questa cosa. Ma non c'è un cazzo qui. Cosa fa? Ah no, aspetta. Che sti suoni? Ma c'è una gemma nascosta. È la scorciatoia per la prova a tempo? Dopo Crash 4 è normale se mi più bello. Spero che Saviori non veda questo video. Sto livello mi ricorda sempre quei giochi che trovi nei giardini a dondolo quelle cose. Sì, è vero. Si manda meglio su GBA la palla. No, su GBA lasciamo perdere. Nanko ha annunciato Pac-Man Museum. Tutti i giochi fatti fino ad oggi può giocare anche alcuni. Ti ricordo. Meglio quella di Watch in 3. Io mi ricordo in Trained quando si giocò in live era parecchio bestemmiosa, perché questa mi sembra meglio. Ora non me la ricordo, però mi ricordo che faceva bestemmia parecchio, anche perché era su un altro motore fisico, quindi se così si può chiamare motore fisico. Vediamo. Grande Gemma. Tra l'altro quando rompi la nitro fa il suono che facevano i cristalli di Dingo Dile nel 3. Ieri ho finito Zero Calcare, spettacolare. Sì, spettacolare, sì, meraviglioso. Toccherà cancellare quello Zero Play? No, perché comunque quello è un bel video, ci sta. Non si cancella. Ma siamo 180? Ma state scherzando? Ma grazie, io non pensavo e di raggiungere, di fare questi risultati con le ricorte. Ragazzi, abbonatevi per supportare le mie future cose. Il nome di lui. Ho giocato a Prime al PS2, non ho mai giocato. A quanto pare li ho io tutti cavalli! Draghi e maghi. Tutti vogliono Linear Cortex. Linear Cortex è un gioco che ci ha segnato in tutti i sensi. I livelli vulcani rimangono più belli, sì, che però alla fine. Sono venuto solo per sentir parlare male del gioco. Però. Ce ne sono da 5, sì. Io ne leggo 180, non so. Probabilmente si è sminchiato. Anche Twitch si è sminchiato male. Madonna, accidenta a me, mi frizza i labbri, accidenta al freddo, io proprio non ce la fo. Come sta andando l'inverno? Vi è già venuto a noia? A me sì. E l'altro giorno ho comprato l'abete per Natale, ho trovato un abete meraviglioso, meno male, l'abete vero ragazzi, vero. Finalmente, erano anni che cercavo un abete di una certa razza, finalmente, bello, sono contento proprio. Questa è diventata una delle sue live più belle sempre. Sì, è vero, mi sto divertendo un sacco. E grazie, io ringrazio tutti perché quando mi date, cioè voi è come se voi mi deste, sai, il carbone sul fuoco, io divento così, capito? Usa l'olio di cocco se ti frizzi. Ma non ce l'ho l'olio di cocco. Comunque io mi ricordavo il controllo di Crash molto peggio. È stranissima sta cosa. Cioè, non me ne capacito. Vai via. Attenzione. Questi Zubat. Però ti sentirai meglio subito. Non ce l'ho. Ottima la. Grazie. Enter Dragonfly dovrei portarla almeno. No, si fa. Enter Dragonfly si fa. Visto che Linear Cortex ha avuto successo, lo faremo. E lo facciamo. Ma a questo punto lo potremmo fare già ora a dicembre.
Tra l'altro spero a dicembre di essere in home, perché dovrebbe toccarmi, se Twitch me lo permetterà. C'è un vocale di Vito. Fammi sentire prima per sicurezza, che non si sa mai con Vito. Mi ospiti lì? Si viene? Oh, proposito per il 2022, si viene da te, mi ospiti lì e si fa Clash of the Titans, tutto, va bene? Lo dico anche alla live, ragazzi, in chat. Ma si viene chi? Si viene in due persone? No, io a Milano, no... No, io nel 2022 me ne vado a Milano, non resto qui. Vieni anche te a Milano e si fa tutta la live di Titans. No, vabbè, comunque sì, ovviamente quando vorrai venire a Milano, ehi, quando vorrai venire qui si farà Titans. Solo che tutto è complesso a fare tutto, almeno uno si fa. Ma perché ho registrato il vocale? Non volevo registrare il vocale, vabbè, ormai... va bene, Vito è sacro, digli sì. Sì, sì, ma... io lo spero che si possa fare sta cosa. Magari facciamo più avanti, quando è meno freddo, perché qui ci si congela davvero. Io ho la stufa attaccata alle gambe, veramente. Vito in Toscana, che bello. L'animazione di Crash che muore è simile alla morte di Kingdom Hearts? No, l'animazione è uguale a quella di Crash 1, non è? Magari quella di Sora è ispirata a quella di Crash. Grazie, che sbucci Wumpa. Ecco il carbone. Sarebbe carino fare gli stemmi per i vari livelli di beat. Sì, e li volevo fare, poi non ho avuto voglia. Tu quale studio vorresti che facessero i giochi di Sly Cooper e Jak and Dexter? Jak and Dexter non lo so, Sly Cooper potrebbe farlo Sumo o sempre lei, come si chiama, Sucker Punch. Meglio questi controller o quelli di Insane? Il problema è che il pad è diverso, lo stesso analogico è diverso, quindi è un brutto giudicare. Però, ti dico, non me li ricordavo così il controllo, me lo ricordavo peggio. Quindi mi viene il dubbio che questo qui sia più simile all'Insane di quanto si creda. Il problema vero del gameplay di Crash Lyre Cortex è il salto. Il salto è veramente improponibile. È lento, ma poi la musica che va via è lento, è proprio brutto il salto, è proprio la cosa peggio. Però la corsa, il movimento, non me lo ricordavo così. Guarda che carine le luci di sfondo. Biribiribi. È velo quello sopra? Chi? Non credo. Perché Twitch continua a censurarmi le parole? Che parole di censura? Cioè, che adesso devo farlo tra le stelle? No, no. Io non c'ho già più voce. Ma avete fatto urlare come un pazzo stasera. Porca puttana. C'è un altro vocale di Vito. Di Vito stabile. È censurato matrimonio. Io non ho nessuna parola in blacklist, quindi non so perché ti banni da Nikun, non lo so io. Grazie all'ultimo follower che non ho letto. Questo Crash è meglio di Hotspot. Ragazzi, non. Poi arriva Saviori e mi spara. No, ci deve essere ancora quell'atmosfera natalizia, ci deve essere i dolcini fatti da Tumà. Non comincia. Ma non comincia cosa? Che te subito metti le mani avanti, voglio venire per i dolcini fatti da mia mamma, scusa, oh, ma cos'è questa cosa qui? Però, ti ho rimandato vocali, perché io non so se lui sta guardando la live o no. Allora, non ti rimando più vocali. Oh, mi piglia fuori il piede, ma che è qui, oh? Comunque, sì, se Vito può venire, io e viene. Cioè, vuol dire, c'è freddo qui, però con la stufa ci si sta. Sarebbe bello se venissi, caro Vito, Mirchetto 06. Oh, se vieni, oh, vieni prima di Natale, non lo so, ci si organizza. Fatta per la settimana prossima, dai, eh? Grazie, Mirchetto, per la prima volta, sì. Abbona e io mi inchino, ovviamente. Grazie. Grazie mille. Ti piacerebbe un nuovo gioco di Crash Bandicoot e Spyro? Anche no, non voglio Skyland, non lo voglio Skyland, no! Non lo voglio Skyland, basta, vi scaldate a vicenda. No, Vito, se ci sei, vieni, così Enrico è felice pure noi. Vito porta Enrico la zizzona, sì, poi si va a mangiare la pizza e ci si mette la zizzona sopra. Ma guarda quell'effetto di luce che compare dal nulla.
Ma dov'è che ha detto c'è velo? Dov'è velo? Dove sarebbe velo? Ma c'è Titans nel quadro. Ehi, c'è Tiger nel quadro. Non l'avevo mai visto. Mi sa che non l'avevo mai visto davvero Tiger. Che poi il disegno di Tiger originale. Ha preso il tuo lavoro anche perché riguarda la mia infanzia, te lo meriti. Oh. All'inizio? Ma non è vero, dai, non credo. Comunque grazie, Mirchetto. Come farsi il civello? Ma infatti, come farsi... Oh, cazzo! Attenzione perché qui diventa tostina la cosa. Guarda c'è il ray tracing, guarda c'è il ray tracing. Incredibile. Non è vero, non c'è il ray tracing. No! Dovevi fare... Dovevo rifare il bonus? Sono morto? Io sto pensando a Vito e quindi mi sono un attimo eccitato. E che cazzo, devo rifare? Ma davvero non ho fatto il bonus? È vero, ha ragione, sono morto, sono cascato sulla nitro, ha ragione. Devo rifare, devo rifare. Se a Vito piace Nack, allora impazzirà per Skylander. Vitofilia. Non è vero. Vabbè, ora vediamo. Quando la one shot di Jack and Dexter Frontier. In realtà io voglio farlo tutto lo Frontier. Si fa. Una osa alla volta. Una osa alla volta. One shot. No, io lo vorrei rigiocare tutto lo Frontier. Tra l'altro, visto che la PS2 funziona bene, quindi si può fare tranquillamente. Quando si fa, boh. Effettivamente, boh. Sarebbe... Allora, io a dicembre voglio fare Sackboy, però ovviamente non durerà tutto il mese. Vediamo, ragazzi, non mi fate venire l'ansia, se no... Già, ho pensato tu, se no... Mi fate... Cioè, perché quando mi proponete le cose, io le vorrei fare subito. Però, un po' si sovrappone tutto, diventa un bordello. Porta contenuti bellini. Comunque sì, penso che... Entro questo inverno si possa fare Jack tranquillamente. Magari già per dicembre ci si incastra a riuscire a farlo. Vediamo un po'. Sackboy lunghetto. Quanto è lunghetto Sackboy? Lunghetto. Non è così lunghetto. Farà un like con Vito nel metaverso. Sì. Anche una seconda chance. Aspiro Hero Stale va data. Sì. Perché un widescreen? Perché sì. Perché il 4 terzo è brutto. Che si schiaccia è meglio. Bellissima live, grazie. Ma se io volessi metterlo, non so neanche come potrei fare, perché così me la taglia così. Andrebbe schiacciato. Non lo so. Ma è possibile che non c'è un modo per ridimensionarlo? No? Aspetta, oddio, ho fatto casino. No. No, gli va detto nell'impostazione. Me lo fa sempre. Ma non è possibile. Forse così. Ah, ecco. Vedi, il gioco sarebbe così di suo. Forse meno schiacciato. Così tipo. Però è meglio in widescreen, dai, più. Ci piace di più, dai. Riempie tutto lo schermo. 10 ore senza completismo. E allora va bene, dai. Continuiamo a lirare i cortex con altri live. Penso di sì. A questo punto sì. La schiata di palle. Ora siamo tutti davvero. Mi stavi mancando. Allora, attenzione, se no voglio finire almeno il primo mondo entro mezzanotte. Ce la posso fare. Non si è visto velo, eh. No, voglio andare a vedere chi è sto velo, scusami. Andiamo a vedere. Non è possibile che ci sia velo. Ah, quello lì? Quella statua. Ma non è velo. Ma che velo? È una specie di... Comunque somiglia, eh. Una specie di mostro. Manca solo genitore. Chiamatelo. Qualcuno cerchi genitore. Sto periodo ha avuto tanto da fare università e lavoro ha avuto... Mi spiace. Questa host di Santa Prova sono gli stessi compositori di Toy Story per PS2. Che tarto ce l'ho e bisognerebbe farlo anche lì. Quante cose. Non c'è Gennaro, niente di là. Ma
mancanza. No! Olè, non ce ne freghiamo. Lasciate una mela, due mele, tre mele. Attenzione. Però Dio. Però Dio, veramente. Comunque a me nella copertina dell'Ira di Cortex, secondo me è una bella copertina, al di là di tutto. Cioè, mi è sempre piaciuto tantissimo Crunch che arriva in ombra così. È veramente bello. Perché c'ha un design in questa copertina che sa davvero di Looney Tunes, Crunch che arriva così. Non lo so, mi ricorda davvero Looney Tunes. Piede a pillola. Consigliati Super Lucky Stale? Assolutamente sì. Non è una cosa... cioè, non è a livelli di... incredibili, però è veramente bellino. Veramente un bel platform, molto simile a Spyro. È una via di mezzo, secondo me, perfetta fra Spyro, Crash e Mario. Quindi piglialo assolutamente. È un bel... è un platform fatto da gente che è cresciuta col platform, palesemente. Ed è... molto bellino, vale sicuramente la candela. Non è a livello degli incredibili. Era uno di quei giochi che da piccolo avresti pagato oro con quella cover. Sì, infatti, quando ero piccino, quella cover lì ti mandava di fuori. Che onestamente penso sia una delle migliori cover di tutti i giochi di Crash. Quindi non me ne vogliano assolutamente. Sicuramente è meglio di Crash 4 la cover. La cover di Crash 4 non mi fa impazzire tantissimo. Cazzo, porca trozzi. Niente, ho sbagliato di nuovo. Nonna santa, non si finisce più. Va bene. Dai, strumenti di Dragonfly, sì. Sì, sì, si farà anche quello. Due ore per aspettare. Tra l'altro, fammi vedere quando è uscito Enter the Dragonfly, così almeno si potrebbe beccare il compleanno. Spyro Enter the Dragonfly. Il 5 novembre, no, 2002 però, Quindi la live andrebbe fatta il 5 novembre 2002 però. Da qui all'anno prossimo, 2022. Cenere Mist. Grazie Cenere Mist per i 20 mesi, grazie. Purtroppo oggi non riesco a seguire perché non è serata. No, mi dispiace, cosa è successo? Mi dispiace. Grazie. Ho mai giocato Operazione Papara? Assolutamente sì. Con Vito si giocò anche. C'è un video sul mio canale, 0x, dove io e Vito si gioca Operazione Papara. Alcune musiche sono belline, tipo quella della stella sul palazzo. Sì. No, le musiche di sto gioco non sono male, sono particolari, però sono belline. No! In Europa è uscito il 29 novembre del 2002. Quindi mi stai dicendo che il 29 novembre dovrei fare l'ira di Enter the Dragonfly? Però è 19 anni, non è molto... Il passato starà dicendo, ma io che cazzo sto dicendo di sto gioco di merda? Lo so. Meglio quelli di Crash 4? Sì, le musiche sì, è vero, È vero, vedi, anche il fatto che Crash 4 non abbia delle musiche all'altezza, anche quello secondo me gli vuol dire tanto, perché nell'economia dell'esperienza di gioco il fatto che non abbia delle musiche da Crash vuol dire tanto, Cioè, come se te prendi un gioco di Mario e ci metti delle musiche di merda e non è più Mario, cioè, il gameplay conta, però anche la musica ti dà tanto a livello di atmosfera, quindi... Le musiche di Crash 4 sono proprio... No. Sono proprio un grande no. Porca troia, e ora? Ma come devo fa'? Ma qui non va bene, qui, oh. Sto sbagliando. Perché il salto fa schifo. Il salto di sto gioco fa schifo.
lento. Senti il basso come, come picchia, come, come, come sbassa. Aspetta. Le musiche del 4 piacciono, ovviamente sono inferiori. Sì, non è che sono... Cioè, la maggior parte delle musiche di Crash 4 non sono veramente nemmeno musiche. Alcune sono belline, però non sono proprio all'altezza. Cioè, boh. Sta andando via la voce, madò. Alleluia, alleluia! Ah, c'è la nita, c'è la nita. Quella del Bio e quella di Entropy ti restano veramente in testa. Quella di Entropy sì, ma quella del Bio, insomma... Cioè, le musiche migliori di Crash 4 sono quelle che riprendono i vecchi temi, eh. E la musica del menu principale, ovviamente, non è male. Cioè, il tema di Crash 4 è bellino. Porca troia. Riprende in pieno abbastanza lo stile di Crash originale, ma le altre no. Fatemi vi pare. Delirio. Cazzo. Madonna ragazzi. Che cool. C'è una... Ancora. Basta. No. Non è Shoku. Shoku. Aku Aku. Madonna. Ce l'ho veramente al culo. Ma poi far verso l'elefante, vabbè. La tozia stupida. Cosa pensi della serie Netflix da calcare? Se ne è parlato due live fa. Ho fatto una live e si è parlato quasi solo di quello. E è bellissima, è un capolavorino. Capolavorone, anzi. È una serie molto... È una bella roba. Vai a vedere il video. C'è Ren, ha fatto un estratto sul suo canale dove dico le cose che ho detto, insomma. Dove... riesco ad articolare le parole proprio, vabbè. No, c'era il percorso di morte. Così è finito il tassicco. Non ricordavo più che c'era il percorso di morte. Stai dicendo che devo rifare il livello? Vabbè, almeno questa si è presa. C'era percorsi morti, non me lo ricordavo più. Appunto, andate sul canale di Ren dopo e vedete il mio parere su Zero Calcare. È talmente bella la serie Zero Calcare che, a parte che più che serie è un film a episodi, perché è veramente un film, dura un'ora e mezza, e io me la voglio già rivedere. È talmente, cioè, è proprio scorrevole. Bello. Meglio questo Crash 4. Secondo me come giocabilità è meglio Crash 4, ma come esperienza è meglio questo. Ed è tutto dire. Molto in grande, ma una serie come questa da calcare su te con vita sarebbe fantastica. Certo, la producono domani, certo. È proprio plausibile. Si rifà, devo fare la gemma, ragazzi, completismo. Io me la riguarderei a Zero Calcare. Per forza. Che ci ricordo e me l'ho dimenticata a mezzo portaglio. Io no, invece. Ancora? Oh, prenderò a calci quel tuo bel fondoschiena di Bandicoot. Bene. Se lo dici te. Andiamo a piazzizzone. Crash o Mario? Crash. Però Mario l'ho imparato da Mario, L'ho imparato da Mario. Mare. E anzi, su YouTube bisogna che inizi anche a parlare di Mario. Da piazzalo. Ma Vito non mi ha più scritto? No.
Eccomi. La scena quando c'è il cane che fa una canzone. Sì, non è la canzone, è la. Cos'è la nona di Beethoven? No, insomma è Beethoven, non è che. Era Beethoven? O era mo? Cos'era? Ah, sì, tipo. L'armadillo non era tipo la tua coscienza di video di caffè. Sì, appunto. Se ne è parlato. Sono perso dei beat. Scusate, mi sono perso dei beat. Ciao, bracci. Sono perso dei beat. Chi ha beatato? Mi sono perso dei beat. Mio Dio, sta succedendo veramente. È da tempo vi so che non si vedeva questo accrock. Esatto. Ti piacerebbe portare il live versione 2D di Mario? Sì. In live o non in live mi garberebbe rigiocare. Cioè, mi garberebbe provarli, perché appunto c'è tanto di cui studiare anche lì. E proprio ho delle lacune molto, molto gravi su Mario. E cioè, solo che non saprei neanche da dove cominciare. Cioè, eviterei di giocare a quelli vecchi. Che, cioè, tipo i Mario i primi. Boh. Non lo so. È anche vero che Mario 2D è un po'. È un po' hard. Cioè, platform proprio hardcore quasi. Quindi non lo so. Però magari mi sbaglio. Lui, grazie dei 50 Wumpa che ha scritto, sono arrivato a 1000 bit. Cosa succede? Grazie, Spignico. Non ho letto cosa hai scritto. Sono arrivato a 1000 bit tondi. Puoi salutare la mia prozia Saria. È una tua grandissima fan. Ciao Saria. Saria? O Sara? Ciao Sara e ciao Saria. Grazie mille. Ma le vedi sto qua? Sono tornato. Dov'eri? Voi sapete dov'eri. Gioca il 3 e World su Nintendo Switch Online. Super Mario World. Effettivamente lo citano sempre come il migliore. Per una madre di Luigi ero piccolina e giocavo su Game Boy Advance. Stavo l'unico Mario mai giocato da me. Quale? I vecchi 2D sono più belli, quelli recenti sono me. Infatti avevo letto dei pareri che gli ultimi Mario 2D non avevano. Tipo, ad esempio, è stato criticato. Non mi ricordo qual è, credo fosse New Super Mario. New Super Mario di New Super Mario 2, non mi ricordo, quello che c'aveva la copertina gialla era stato criticato. Boh, non ho idea. Sì, vado. Ah già, ma io non devo morire. Non importava che facessi il bonus, solo non devo morire. Devo arrivare in fondo senza morire. Saluti mia madre, si chiama Giuseppe. Ciao Giuseppa. Giuseppe, lo stemma dei 1000. Sei l'unico. Sto fine settimana forse vengo a Pontedera. Perfetto. È così a caso proprio. Mia moto ha detto che vorrà fare un Odyssey 2. Boh, speriamo. Attenzione, non devo morire. Non mi cago. No, Madonna. Vai, ce la possiamo fare. Mori. 27 vite, grande. Ce l'abbiamo fatta. C'è la fiera del prezzemolo. La copertina bianca si chiama New Super Mario Bros. 2. Ah, ok, allora non è la DS. Perché poi c'è anche New Super Mario Bros. Wii U. Ha fatto un casino. Sì, il 2, quello lì. Con la copertina gialla. Bianca e gialla, sì. No, la copertina, la confezione gialla. Porca miseria! Ma questo è tosto, eh. Guarda, ragazzi. Cosa fai? Fine! Fatta! Yes!
Che bel giocatore. Saluti mia mamma. Sì, vabbè, basta. Ma... Si chiama Renato. Non ti chiami Ren? Vabbè. Saluti, sì, saluti a tutti, bimbi. Ora basta. Ma cosa niente a caso, l'ho presa prima la gemma. Se te venivi prima, invece di andare a fare chissà cosa. Niente, Vito non mi risponde. Chissà cosa puoi dire a cui. Mai. Ammirare Power. Hai visto l'ultimo video di Canadian Guy? Qual è? Quello che parla di Crash Bash? Se è quello l'ho visto. Interessante. E quello penso anch'io. Che Wumpa League sia stato in realtà sospeso e fatto diventare qualcos'altro. Lui dice che potrebbe essere un specie di seguito, un spin-off di Crash Bash. Secondo me è plausibile. È molto plausibile che abbiano fatto davvero un gioco, un party game alla fine, un Crash Bash 2. Però è anche vero che... Boh, non mi sorprenderei così tanto se annunciassero un Crash 5 proprio. Comunque vedremo. Secondo me a Game Award però ci sarà qualcosa. Devo andare, ciao, ciao. Mi era mancato vedere questo bel visino di Crash. Eh beh, Crash come fa a non mancare? Un po' manca sempre. Kangan non ha raschiato il barile, è troppo arrivato sottoterra per quanto riguarda le videoteorie. Diciamo che a volte esagera un po', sì. Cioè, potrebbe fare video più interessanti. È diventato proprio quello che fa le notizie così e basta. Sta musica mi garba un botto. Wow, guarda là, guarda là, guarda il carretto. Questo gioco però ha più bontà di quanto mi ricordassi. Io non riesco a capire. Non mi capacito. Mi sta sembrando un bel gioco. Non è possibile. Cosa va male in me? C'è qualcosa in me che va male. Cioè, ho detto che questo gioco non ha un'anima. Non è vero. Non è vero che non ha un'anima. Devo fare una seconda versione dello Zero Play. I ritardi di Crash sono anche dovuti ai problemi dell'Activision che ha avuto nell'ultimo... Sì, di sicuro il Covid ha influito. God of War preferito? Non lo so, non saprei. Forse il 2. Che bello vedere 135. Prima siamo arrivati a 180 addirittura, incredibile. Sta cambiando, sì. Overall Frab, no, sto bene. Vediamo cosa succede con Crash, ma basta che non lo facciano morire ancora. Ah, boh, dillo allora. Dopo si riguarda lo Zero Play, perché sono curioso. L'altro è 11:20. Guarda come sono belle le trivellone. Sono pro. Rispondete al sondaggio. Grazie il profeta. Vi piacerebbero più live del genere? Vogliamo più retro, vogliamo Crash 4, vogliamo giochi nuovi. Il retro, oddio, ormai è chiaro che qualsiasi cosa faccio di Crash va, quindi, e per questo ci vogliono nuovi giochi di Crash, perché così posso fare nuove live. Sei troppo abituato a Crash 4, può darsi che sono talmente negativo per quanto riguarda Crash che anche questo gioco mi sembra bello. Sai cos'è però? Se davvero è così, vuol dire che quando registrerò i gameplay di Crash 1 per PS1, che dovrebbe uscire domenica, il primo gameplay, vuol dire che io mi ritroverò davanti al vecchio Crash. E allora sarà lì davvero che scoprirò cos'è la vera gioia, la vera gloria. Quindi può darsi che possa venire fuori un bel gameplay molto interessante. Sono l'unico ad aver messo giochi nuovi. Se la connessione regge stasera è un buon segno. No, allora ieri che non ho fatto la live... Sono stato tutto il giorno a fare test sulla connessione, sul wifi. Ho provato tutti i canali wifi, ho provato tutte le combinazioni fra modem, computer, ripetitore, canale wifi, frequenza del canale wifi, tutto, l'ho provato tutto e
ho trovato forse il canale migliore che mi porta il segnale wifi quassù, perché altrimenti l'alternativa era usare il cavo Ethernet. E io c'ho l'inspector di Twitch qui acceso e non credo di aver mai avuto una linea così stabile come stasera. Veramente. È incredibile. Quindi spero che duri così. Se Wumpa League fosse davvero un remake di Crash Bash online, tutto lo giocheresti? Io lo gioco a prescindere. E anzi, se fosse un remake, secondo me non è un remake, ma è proprio un Crash Bash 2. Se fosse una sorta di Crash Bash 2, che di fatto Crash Bash è il brand di Mario Party, se fosse un gioco fatto bene che riesce a portare in auge e a riproporre Crash col discorso dei giochi, dei minigiochi Party con multiplayer fatto bene, io sono contento, perché prima di tutto sarebbe veramente una cosa che attira gente anche online. Può essere una cosa interessante molto, soprattutto se è fatto bene, ovviamente, solo se è fatto bene, perché un online di Crash con tanti minigiochi bellini pensati bene può funzionare, ovviamente. Poi è chiaro, se anche di On The Run si diceva che poteva funzionare, poi no, perché è fatto col culo, però mi fido un po' di più di King. Il ripetitore sta dando problemi in questi giorni, o team, e può darsi. Io ho notato che col cambio di stagione fra inverno e estate cambia un po' anche la resa del wifi, perché cambia il clima, e quindi il clima influisce sulla trasmissione delle onde radio. Quindi prova a cambiare qualche canale. Il multiplayer fatto bene sarebbe come quelli CTR, come hanno messo in microtransazione appena uscito. No. A parte che non ci sono tante microtransazioni, il multiplayer fatto bene è una roba fatta bene, non lo so, ci sono tanti giochi online che vanno bene. Devo dire, è venuta in mente l'ipotesi che Wumpa League fosse diventato Crash 5, è interessante in verità. Potrebbe essere diventato Crash 5 proprio perché il gioco pare che dovesse essere stato presentato, cioè doveva essere presentato ed estate, e il gioco doveva essere già uscito ora. Doveva uscire proprio un anno dopo Crash 4, invece siamo a dicembre, ancora non hanno nemmeno annunciato, quindi sono stati dei ritardi per Covid e forse anche dovuti al fatto che Crash 4 non è andato così bene come pensato. Quindi dal momento che Crash 4 non è andato bene, secondo me l'idea che loro abbiano sospeso Wumpa League per passare a Crash 5 e quindi migliorare quello che avevano, le basi che avevano gettato col 4, e evitare che Crash si sedimentasse, secondo me è plausibile l'idea che Crash 5 esista e non sia Wumpa League. Però si vedrà. Sei sicuro? Secondo me ti confondi con il seguito. Devo sapere si parlava, sono perso. L'unica cosa però è che scusate ragazzi, non riesco a leggere, siete troppi. Sono rimasti i loghi del Wumpa e Wumpone con la pignata, mi si spiegano? Il Wumpone con la pignata, appunto. Però, come dice anche Canadian Guy, effettivamente loro hanno cambiato i colori. E i colori che hanno messo sul logo nuovo di Wumpa League sono gli stessi di Crash Bash. Però, il punto è che loro vogliono vende. E se fanno un gioco chiamato Crash Bash, vende. Perché è come fa CTR, no? E, ragazzi, lo sapremo. Secondo me a Game Award si saprà qualcosa. Se non si sa nulla di Crash neanche a Game Award, io bimbi... È male, è molto male. Sono 2 anni e mezzo su Twitch, mi ricordavo minimo 3. Vabbè. No, in realtà 1 anno e 2 mesi sono... Va bene, ma cosa me ne... Cioè, ragazzi, scusa, devo finire il mondo entro mezzanotte. Non ho più voce. Porca tro! Le scarpe a mezz'aria. Il ritardo hanno influito anche le questioni molestie interne. Può darsi anche che il ritardo, sì, sia stato fatto per far placare le acque, così... Può darsi anche quello, sì. È un po' difficile, però, perché comunque, cioè, andrebbe contro i suoi interessi, quindi... Non lo so, secondo me è più possibile che sia stato il Covid, ma anche il mezzo flop di Crash 4. Io, Crash 4 non si sa ancora quanto ha venduto, probabilmente non lo sapremo mai, però non credo abbia venduto più di... 3 milioni di copie, onestamente. Forse, oddio,
considerando che è uscito anche su PC, forse 4, ma non lo so, bimbi, no, non credo. Cazzarozzi. Bene. Il salto fa proprio schifo. Piriri, pipiri. Anche io ti seguo da più di 2 anni. Ragazzi, ma se ci pensate, io ho iniziato a fare live di CTR a Milano nel 2019, sono 2 anni fa. Il tempo passa che è una bellezza. Io, boh. Va bene, predict, olè. Siamo un po' a essere tra i due e i due e mezzo. Davvero gli zini che piovono al cielo. Basta, non vi leggo più perché sennò davvero non finisco più. Siete magnetici, io vi starei sempre a leggere. Che è? Ok. Attenzione! Attenzione! Porca troia. 520.000 solo digitali? Non è tanto, Ma dove l'hai letto? Ma porca troia! Sembra ieri che si batteva Oxide su pista clock. Ragazzi, purtroppo il Covid è stato un buco nero di tante cose. Perché? Perfetto, ho mangiato Waku Waku. Grazie. Mamma mia. Pigliale. Spero. Sì, andiamo al boss. 5,20 non è affatto poco, ma rispetto all'insieme è un flop. Ma dove l'ha letto, appunto? È un sondaggio un po' scontato. Mi piacerebbe più live del genere. No, vabbè, sì, a questo punto mi sa che Crash 4 si continua nelle prossime serie. Tanto per ora ho detto Pokémon non lo faccio più perché si è visto non è interessato a nessuno e sono d'accordo perché secondo me Pokémon in live non funziona. Cioè anche per me, chi lo devo fare in live non mi garba da fare. E anche perché chi segue Pokémon, chi è interessato a Pokémon, non viene da me, va già dai rispettivi interessati. Saidonia, quelli lì. Rayman 1, il remake di Rayman 1. Remake di Rayman, quello amatoriale? Potremmo. Sì, live di Crash sono meglio. Quindi sì, altre live così si possa fare. Quindi, ora, io pensavo di... Perché mi manca una gemma? Perché mi serve la gemma rosa, gialla. Pensavo di fare Sackboy, appunto, a dicembre. Nei prossimi giorni si può continuare Crash 4. Quindi non sapevo neanche cosa fare in questi giorni. Poi a dicembre vorrei fare anche Tomb Raider, che ho comprato oggi. Però può darsi che da qui a Natale si faccia anche qualche serata con Spiro, Spiro 4, vedremo. I think I fucked up. A proposito di questo gioco, ieri ho visto il tuo zerpello di raccolta e come sempre riso un sacco, dopo lo rivediamo. Porterai Medieval PS1? No. Ragazzi, ma non ha senso paragonare le vendite del 4 all'insieme. È un remake di Tri Classic e anche a 40 euro. Vabbè, che la vende. Sì, è vero, ed è quello che ho sempre detto anch'io. Però è anche vero che se il 4 fosse stato migliore e probabilmente la gente, vedendo che chi ci giocava si divertiva, l'avrebbe comprato più volentieri. Invece ha visto che la gente si frustrava, che dopo 2 settimane ha smesso di giocarlo, di portarlo su Twitch, e quindi ha detto no, fa cavolo, compro. Semplice. Cosa manca per finire il mondo? Niente, il boss. Bene bene, sembra che il Bandicoot sia stato impegnato a raccogliere cristalli. Ti avevo avvisato, Bandicoot. Finalmente posso stringere le mie dita intorno al tuo minuscolo collo arancione. Il tuo minuscolo collo arancione. Guardiamoci, mamma, ho perso aereo in live, ma non ci penso nemmeno.
Un minuto di caricamento. C'ho più voce, mi sa che ora faccio il boss e si chiude il gioco, si guarda al 0-4. E poi carica. Allora, questo boss è ignorante. Dai! No! No! Col sassino. Questo è proprio un boss stupido. Non ho mai capito l'intelligenza contorta di questo boss. Il tuo previsto è Cash 2, sì. Che doppiaggio a capone la pelle. Il Chad, è vero. Lancia il Chadone. Chadone è mondo di Crash. No! Porca trozzi. Minchietta. Niente, non li piglio. Non li piglio. Mi fa male. Vai. Sono andata alla grande più di quanto pensassi. La bot fai la diretta RNF e Betty. A cazzo di cane, bro. Effettivamente io non so come possa venire niente di fare una cosa del genere. Dio! Perché? Vai! No! Ultimo! Me li spenge! Il problema è che me li spenge! Bastardo! Cioè si spengano anche fra di loro! No! Ora se io muoio... No, non mi... No! Ti seguo da circa 8 mesi con 184 ore viste di live. Ho fatto un rapido buono se avessi visto ogni singolo giorno un noto live. E se ogni giorno ci fosse una live, in base a questi dati ti ho visto per 23 minuti al giorno per 8 mesi. Il riassunto è che ho perso tempo per fare un conto totalmente inutile. Sì, è vero. Che monnezza, no. Cos'è quel rumore? Non lo so. Sei finito in tanto. Mi concentro, ma non è che il mio centro, è che è ignorante sto livello, cioè sto boss. È proprio fatto col culo. È proprio fatto col coso, questo livello. È veramente fatto col coso. Come si chiama? Col coso, lì, col coso. Ah, sì, col cazzo. Di, anzi, col culo. Su! Bravo. No. Madonna. Ragazzi, madonna! Madonna! Spacco tu! Sta facendo un cazzo, perché va dove gli pare a lui, va! Questo schifo! Su! Madonna santa, ma cosa mi sbatti? Poi io non vedo... Eccole! Ah, no! Prendilo! Oh, però manca l'ultimo. Non
facevo elementari, l'idea di Clan sulla carta sembrava una figata atomica. Poi però a distanza di anni rivedi questa cosa. No, vabbè, Clan c'è di per sé un bel personaggio. È la boss fight che fa capo. Fatto schiattare la battuta del cane che suona con le scuole. No, fatto smorì tutte, veramente. Prendilo, prendilo! Piano, perché muoio. Ma vaffanculo, mi sono passate davanti così. Però Dio, l'ho preso! Sì! L'ultima! Dov'è? Va in culo! Che poi c'è la mappina, ma secondo loro come faccio a guardare la mappina mentre gioco? È implausibile. Attenzione. No! L'ultima! Non è vero, non è l'ultima! Dov'è l'ultima? Eccola! Ti prego! Sì! C'è la mappa, sì, qui al mio posto, vedi, qui. C'è la mappina, ma è impossibile. Cioè, non riesce a guardarla. Ah, non era il doppio salto, il primo coso. Muoverti in punta di piedi. Tieni premuto il tasto L2 mentre cammini o corri. Non ho più voce, non ce la faccio più. Il potenziamento più inutile del mondo. Lo usi veramente due volte. Ben due volte. La mappa sembra urrata. Sembra cosa ti pare, fa cazzo. Guarda. Caricamenti più stupidi del mondo. Mosca! Ma cos'è? Ciuf ciuf. Non avevo mai visto la mappa, perché non la puoi vedere la mappa. È messa in un posto che non la puoi vedere. SSD, sì. Infatti quelli che avevano proposto l'SSD sulla PS5 in realtà erano sviluppatori che avevano giocato a Crash 4, Crash Lyrae Cortex. Aspetta. Sulle rocce, sì. Che in realtà dovrebbe essere un gioco di parole, però lasciamo perdere. Quindi io non ho la gemma gialla, vero? No, non ce l'ho. Io cosa faccio? Dovrei chiudere. Comunque l'animazione è fatta bene di lui. Cortex, quando vi deciderete, tu e la tua super arma, a togliere dai piedi quel seccatore di Bandicoot. Stai mettendo alla prova la mia pazienza. Poi il doppiatore di Akuaku. Ci sto lavorando su, Uka Uka. Ascolta, Crash, anche se hai sconfitto Rocco, ci sono altre tre maschere elementali che ti aspettano. E guarda caso, tutte molto più potenti di lui. Sono sicuro che Vava, l'elementale dell'acqua, farà in modo che tu non veda mai. Esatto, lo sto pensando anch'io. Discutono davanti a Crash, questi due. Sì. Io e Vava ti annienteremo. Sì, è quello di Akuaku. Oh, ti ridurrò finito, sì. Brandelli. Non è abbastanza. Non è abbastanza. E si fa? Si stoppa qui e si guarda lo Zero Play. Cortex, quante volte ha finto di essere alleato? Tante. Se caricamenti Jack su PS2 sono come quelli di Ash su PS5, non vedo perché su Cash. Lo so, perché è fatto male. Crunch sembra alcolizzato. Luca Storio, non lo so. Si stoppa qui e non entrare nel secondo mondo. Non entro nemmeno nel portale qui. Va bene, dai, allora la prossima volta si fa il secondo mondo, che così, volendo, possono venire 5 live. Perfetto. Allora guardiamoci lo Zero Play dell'Ira di Cortex. E così si chiude a mezzanotte, visto che tanto poi andate tutti a letto, quindi. Sono stato battuto. C'è un bug su Pokémon che ti fa duplicare Pokémon. Benissimo. La versione originale del 2015 va bene, visto che me lo chiedete con tanto ardore. Però io devo salvare, se no non si continua un cazzo la prossima volta. Pepsiman, salva partita. Allora, devi vedere i salvataggi. Merdina, che credo sia quella dello Zero Play che fece, credo. Zero Vito, ovviamente, è la partita che facemmo con Vito nelle live del 2019, che sono ancora sul canale delle live perdute.
E ovviamente poi c'è Pepsi Man, che è questo, che comunque in questa live, in questa serie si fa completismo, non me ne frega. Mentre in quella di Vito no, fammi vedere un po' quante... 8 gemme, addirittura 8 gemme! Che schifo! Tra l'altro mi sembra si fece in due sere o in una sera, non mi ricordo. Ma forse in una no, in due sere. Così. Va bene, mettiamo il video, basta, ce la faccio. La versione originale è quella con Radice. Sì. Se è disponibile, se c'è, sì. Cos'è questo video? Taking my pills so that I don't murder you. Taking my pills so that I don't murder you. Taking my pills so that I don't murder you. Taking my pills so that I don't murder you. Have you had your pills? Yes, so I won't murder you. Who, me? Yes, you. Prendo le pillole così non ti ammazzo. Va bene, zero play. Ira. Dovrebbe bastare questo. Perfetto. Che è a soli 120.000, è incredibile. Non pensavo mai. E la versione originale, eccola qua. Nella descrizione la trovate. Senti, ma tu una volta non facevi zero play? Va via. Perché non hai fatto altri episodi? Alla gente piacevano. Ho chiesto altri. Hai qualche mail? Tu sai perché non ho più fatto. Cioè, hai capito? Guardando questa clip si vede, si capisce palesemente perché io l'ho levata dalla riedizione dello Zero Play. È troppo cringe. Che belli video con lui, si può tenere così, eh? Guarda che capelli, sì. 10.000 visite ho fatte io, Madonna Santa, cringe. È un cringe inafferrabile proprio. Che fine ha fatto lui? Lavoro è sparito. Eri così bello. In realtà sono bello di più ora. Ho fatto zero play. Dove? Ero molto giovane. Esatto, sto facendo progresso. Poi non sapevo proprio usare la voce. Esatto, sto facendo progresso. Ma che cazzo? Mamma mia, comunque... Viva questi capelli, basta. Sì. Mettiti a scrivere uno zero play. Attenzione però, perché... Il pi greco. Esatto, sto facendo Questi numeri qui sono effettivamente i numeri veri del pi greco. Progressi. Mettiti a scrivere uno zero play. Oh, ma non mi va. Qual è il problema? Per fare uno zero play ho bisogno di qualcosa che mi stimoli, qualcosa che sia profondamente radicato nei miei ricordi e che mi abbia emozionato. Ah, mettilo via. Perché non parli di questo? Perché lo odio, ti prego vattene via, lasciami solo, quel gioco mi ha ferito dentro l'anima, ti prego ne parlerai solo male, tireremo fuori tutto il peggio di me. E se fosse proprio questo il punto? Io sono troppo cringe. Sono veramente, cioè ero veramente troppo cringe. Ma come cazzo è possibile che non me ne rendessi conto? Lo vedi perché io non ho mai suonato? Perché io non avevo mai maturato la consapevolezza che ho adesso. Adesso sono pronto a conquistare il mondo. Cosa vorresti dire sono? Cioè io sono ancora così cringe? Oh! Era il 2015, al tempo andavano benissimo questi gag, sì, ma andavano anche sapute fa, non sei cringe. Per il tempo era anche troppo ben fatto. Vale Vitis, però lo sai che potresti farmi stare male, perché non sei cringe, sei così, ok. Ma non mi dire sto, se Vale Vitis, mi dà noia, non si fa. Vuoi forse dire che... Avevo comunque meno barba. Molto meno. No, allora mettiamo agli atti che sono meno cringe. Che se no io non faccio più video. Bel video comunque, perché non gioca Chris Benning? Al tempo andavo alla pubblicità delle merendine. Tanti saluti a voi, miei piccoli amici, e benvenuti nel nuovo Zero Play. Ho bisogno di vedere. No, ho bisogno di vedere il nuovo video. Devo vedere come sono. Io, ragazzi, sono complessi. A me piace da morire se è cringe. No, non sono d'accordo. 0DX, scusate. Dio, non sei cringe. Che pubblicità cretine. Io questo video non lo volevo fare. Ma Crash, che fine ha fatto? Non se ne sa più niente. Ok, dai, oggi non sono cringe. Ho superato questa fase. Nuovo? Yep, Human Testi. In questo show scopriremo le cose più o meno belle di un gioco analizzando il suo lato creativo e senza entrare troppo in dettagli tecnici.
Una recensione? No, non è una recensione. Ti ho detto che non è una recensione. Non è una recensione! Ti ho detto che non è... Il gioco di oggi è Crash Bandicoot L'Ira di Cortex. Un gioco abbastanza controverso. Alcuni lo amano, altri lo odiano. Io personalmente lo rinnego. E sapete perché? Beh, dovete guardare il video per saperlo. L'ho fatto apposta. Crash Bandicoot. E tutti lo amiamo e l'abbiamo... Cioè, lo capisci perché io a quel tempo non scopavo? È semplice. Nel video originale manca la parte con Radice. Sì, in realtà manca quel pezzetto lì e poi ci sono diversi tagliettini qua e là per migliorare il ritmo, però non ho tagliato grandi cose. Che dote attoriale, sento odore di ro... Ok, forse hai anche un microfono migliore. No, era proprio... A parte il microfono, ma non sapevo proprio parlare. Parlavo ancora nasale, perché anni fa parlavo molto più nasale. Ora, Valevi, ti banno. Il ragazzo ti assomiglia, sì, lo so. Infatti, ai tempi lo dicevano tanti che era fratello, ma no, non è fratello. Tra l'altro lui sembra asiatico, invece è italianissimo. Manca la parte del tu piccolo bastardo, e chissà perché. E ora la vedremo, quella parte lì. Adesso scopri come... Sì, ovviamente. Sempre amato, ma l'ira di Cortex, oddio, l'ira... Qui la voce, senti, ma l'ira di Cortex, oddio, lì, questo Zero Play ha una delle voci peggiori di tutti gli Zero Play. Perché è proprio... non lo so, boh, forse non avevo voce quel giorno lì. L'ira di Cortex, niente è più lo stesso dopo che Naughty Dog lascia Crash. E dopo Crash Bash, che non era neanche poi così male a dire la verità, è l'anno dopo che inizierà il lento e triste declino della serie, attraverso un susseguirsi di giochi mediocri che proprio niente hanno a che vedere con gli originali. Il punto è che nessuno nel 2001 poteva immaginare quanto l'ira di Cortex potesse un giorno rappresentare l'inizio della fine. Bene, da dove comincio? Perché proprio non ne ho idea. Inizio dalla grafica, dai caricamenti, dall'incredibile vacuità che aleggia in ogni livello di questo gioco, parlo di questo. Ho trovato, partiamo dall'inizio. Tu, piccolo bastardo, erano anni che aspettavo questo momento. Oggi, finalmente, avrò la mia vendetta. Ma porca puttana, ma io non posso credere che 160.000 persone mi abbiano visto. Porca troia. Io questo video lo devo far sparire, non lo devo mettere in descrizione, lo devo far sparire. Io lo levo, bro, lo cancello, lo butto via anche proprio dall'hard disk mio, bro. No, mamma mia. Ma perché non me l'avete detto? Mark Cerny, guarda, anche Mark Cerny, ma dove c'è rimasto? Ha visto il video e fa... Madonna, non osare. Era lo stile Zero... Mamma mia, mamma. Quando Mark Cerny, il grande mito dietro Crash, Spyro, Jak e Ratchet e anche dietro Crash Bash in effetti, ha in mente un nuovissimo Crash di nuova generazione da sviluppare insieme a Traveller States. L'idea è di togliere Crash dal solito gameplay su binari tipico dei primi giochi e realizzare un free roaming, con la certezza di renderlo ancora una volta esclusiva Sony, in modo da portare alta la bandiera di Crash anche su PlayStation 2. Ma Universal non frega un cazzo di fare le cose fighe e prima che inizi lo sviluppo vada a Konami e si accorda per distribuire il gioco al posto di Sony. Che cosa? Sì, questo è quello che Mark deve aver detto. Naturalmente non voleva che la sua creatura diventasse multipiattaforma. L'idea deve avergli fatto un grande schifo. Crash era la mascotte di PlayStation. L'avrebbero veramente data da... Sì, l'hanno fatto. Sì. Ok, fate come volete, io me ne vado. Addio. E così Traveller's Tales rimane senza Cerny, senza idee e con un gioco da tirare fuori in soli 12 mesi. Ed eccoci qua. Adesso sapete chi ringraziare. Ma nel frattempo Cerny torna da Naughty Dog e l'editing Jack and Dexter. Quindi andate tutti a cagare, è andata bene così. Ad ogni modo, a quel tempo sapevo solo che... Oh mio Dio! Ma a me m'hanno... Vabbè, l'editing lo sapevo fa già prima. Anzi, forse a quel tempo ero molto più disposto a montare tanto di oggi. Oggi mi pesa di più montare. Però indubbiamente tutti i gameplay che ho fatto dal 2017 a oggi, a 2020, mi hanno aiutato tanto a sviluppare proprio un modo di parlare più fresco e anche proprio come persona indubbiamente mi avranno cambiato e non lo so, cioè io vedo quello lì, dico madonna, cioè cazzo, e anche se guardi i primi gameplay del 2017 non ero tanto diverso, cioè il primo gameplay odio che amo Crash, no vabbè. Il nuovo Crash sarebbe uscito, ho ancora la rivista dove vidi il gioco per la prima volta. C'è incredibile ancora quei colori, quelle immagini, quelle tante parole, ma oh per l'amor di Ken Kutaragi, era per PlayStation 2 e io non avevo ancora la PlayStation 2. No!
Sì, ce l'ho, sì, la rivista. Iniziai a risparmiare, misi da parte ogni spicciolo e arrivai pure a ridare indietro la mia amata PS1 al negozio per ben 50.000 lire. Oddio, non sapete quanto mi penta oggi di quella scelta. Mi manca la mia PlayStation, chissà che fine ha fatto. Non ridate indietro le vostre console, insegnatele ai vostri figli, dovete amarle. I prossimi giorni registro finalmente il famoso unboxing della PS1, però sarà il video successivo al gameplay di Crash. Naturalmente a quel tempo tutto era nuovo e tutto era bello e io non è che ci capissi molto. Insomma, sì, è vero, una live su quella rivista lì si potrebbe fare, cazzo, è vero. Devo mettere la webcam e lì, poi, così si fa il top down. Si fa. A un bimbino gli piace qualsiasi cosa. Gli dai un gioco, tieni il gioco della Barbie. No, quello no. Però appena lo infilai venni completamente stravolto, perché vidi questa grafica incredibile. Il Crash si vedevano le mani. Non mi passava neanche per la testa che questo gioco potesse essere una merda. Infatti, cioè, mi sembrava bellissimo. Per me lo era. Ah, beata innocenza. Ma ormai è passato un sacco di tempo e oggi, a distanza di 15 anni, penso che sia giunto il momento di rigiocarmelo di nuovo per dare comunque un giudizio più obiettivo e ragionato. Che ne dite? Ok, inseriamo il disco e boom! Caricamento. Sai cosa è diverso rispetto a prima? Adesso non ti sforzi più di mascherare l'accento toscano. È vero, è vero. Non cerchi di parlare in italiano. Diciamo che mi viene... Cioè, se devo parlare italiano mi viene e non si sente, non è forzato. Tipo, se cerco di parlare in italiano mi viene così. Sto parlando in italiano, non si sente il toscano. Forse probabilmente si sente lo stesso, ma io penso non si senti. Però non credo sembri forzato. Mentre a quel tempo lì era troppo... Ovviamente sì, nei video ho completamente cancellato questa cosa perché non ha senso fare i doppiaggini in italiano. Mi dà la notifica del rinnovo, eh? Cosa? I capelli sembrano uscire dalla scoperta. Sì, vabbè, a quel tempo lì usava. GPS GRX sciolto nell'acido, sì. E comunque 16 aprile 2015. Mamma mia. E vabbè, appena iniziato. Un altro caricamento. Vabbè, dai, chi se ne frega. Il gioco starà caricando qualche intro incredibile e... Universal. Konami. Ok? Ma all'improvviso spazio, ultima frontiera. Aspetta, quello cos'è? Ma è Oxide! Oh, che gioco incredibile. Ma a livello di montaggio ero bravo, però. Universal, Ma l'avevano già scritto prima. Oh mio Dio, eccoci! Crash Bandicoot, l'ira di Cenno, Cortex. Voi non potete immaginare la mia felicità all'epoca di fronte a questa schermata. L'incredibile realizzazione dei sogni di una vita. Sì, non è che avessi tutte queste grandi preoccupazioni. Crash Bandicoot Next Gen, PlayStation 2, futuro, le cose bomba. Oh cielo, stavo per svenire. Ti odio me stesso del passato. Però in sotto grazie. Poi questo è il remix della musica di Crash 3. E non è il solo gioco con il remix della musica di Crash 3. Anche in Crash Bash c'era il remix della musica di Crash 3. E anche nei giochi di Game Boy. Intro del best of. Comunque, non lo so perché, non lo so. Nessuno è riuscito mai a fare una musica nuova. Non voglio neanche pensare per un attimo che nessuno abbia fatto un tema nuovo per paura di fare una cagata. Io vorrei rendervi conto di una cosa. Ok, basta. Cioè, in quel video lì io avevo 26 anni. 25. Avevo 25 anni e ne dimostravo veramente 16. Ma sta cosa è inquietantissima. Non è normale sta cosa via. Cioè, perché ok, vabbè, dimostro meno anni. Però era inquietante, cioè, non è normale. Ma secondo me, io non è vero che sono dell'89. Secondo me io sono nato, 96 e mi hanno sempre detto una storia che non è vera. Mi hanno impiantato dei ricordi. Perché non è possibile, cioè, non è possibile. Io inizio a non crederci più a questa storia, io devo indagare. Grazie Xenirz. Non mi dava la notifica del rinnovo, l'ho fatto da PC Risotto, benissimo. Tra l'altro ora hanno semplificato gli abbonamenti da telefono, mi sembra. Risotto, comunque quello stile là è quello che ti ha fatto sbocciare. Sì, è vero, infatti, cioè non è che rinnego, però un po' cringe. Ora ne dimostri 25, sì. Specialmente ora che c'ho il maglioncino, il ciuffino, bianco, sì, biondo. Ho la crescita rallentata, sì. Probabilmente sì, cioè io veramente... Ma anche a livello psicologico questa cosa...
Non è normale, ma veramente, cioè... Ora, finché si scherza, però... Non va bene, non va bene. Vabbè, basta. Parlare, ne siamo la partita. Oh, non era il capello che mi faceva sembrare bimbo. Era proprio anche il viso. Cioè, è un sacco di cose, secondo me. Cioè, guarda. Te guarda questo viso lì e pensa che ho 25 anni. C'era il remix della musica di Crash. Ma dove c'avevo 25 anni? Che sembra uscito veramente dalla terza media. E anche dei giochi per Game Boy. Guarda. Io c'ho complessi, despichevole matta, aiutami te, grazie. 16 mesi, sì, perfetto, quindi 16. Ne dimostrai 40, non ne dimostrai 40, però hai il viso piccino, la pelle come il culetto di un bimbo illeso. Sembra un tredicenne in cui ho tre ore esagerati. Però, cioè, sembro molto più ora 25enne che non 32. A 90 anni dimostrerai se a 90 anni mi sarò già sparato da anni. Hai un ritratto in soffitta dietro i pannelli polistirolo che invecchia al posto di appuntarsi. Un attimo che nessuno abbia fatto un tema nuovo per paura di fare una cagata. Ok, basta parlare, ne siamo la partita. Oh, giusto, il nome. Dunque, usiamo un nome appropriato. Vediamo se è Merdina. Merda. Quel salvataggio che si è visto. No, troppo volgare. Rimaniamo fedeli all'origine. Scriviamo un bel 0DX. Hype Train con un'altra sub 100 bit. Fate partire un'altra. Hai una Hype Train. Merdina andrà benone. Fatto. E adesso preparatevi a scoprire le meraviglie. Ah, già, caricamento. Caricamento? 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 Oh, ma si è bloccato? Che cacchio succede? Oh, c'è qualche problema, devo riavviare. Ah, e poi filmato. Caricamento. No, aspetta. Ok, ok, lo so, ci vuole del tempo per... Ecco, vedi, anche lì, la parola sanguinosi non ha nessun senso, se non quello di avere copiato proprio deliberatamente il... La parola bloody in inglese, perché vedevo i video di Kid Icarus. Grande Bacci, hai fatto scattare l'hype train di nuovo per la seconda volta in una serata. Grazie. Incredibile, grazie Bacci per aver regalato altri abbonamenti. A Mercati di Orecchie, tra l'altro. È qui con noi Mercati di Orecchie? No, non credo. Ha rivalutato Crash 4? Sì. Questo Crash 4, però. Bit, 100 bit, grazie. Grazie, vale vite, se ti do un bacino. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che... Cosa stavo dicendo? A me non ci pensa nessuno. Diglielo. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo una cosa importante, non mi ricordo più. Ti hanno creato geneticamente e hanno alterato i tuoi telometri? Telomeri? Non c'è... Cos'è telomeri? Non c'è certa spiegazione. Hai tre in livello 2! Come livello 2? È livello 2? Boh, non ci capisco più nulla. E... Non ho fede, ma... Avevo dei di me per avere... Avevo dei di me per avere quei capelli. Ci pensi che a 32 anni ti vedevi con una famiglia? Assurdo. In realtà no. Non è che pensavo che avrei avuto una famiglia a 32 anni, anzi. Dell'editing. Ah, di sanguinosi. Stavo parlando di sanguinosi. Perché a quel tempo guardavo Kid Icarus, che a quel tempo faceva video a tutto bordone. E lui tante volte lo diceva bloody, hell, bloody, cioè... In inglese lo dicono bloody, per dire una cosa proprio brutta, bloody, sanguinoso. E io in italiano, sanguinosi, 30 sanguinosi secondi. Ma che vuol dire 30 sanguinosi secondi? Cioè, ma per Dio, ma no! Cash Banuca, vabbè. A quale età vorresti una famiglia? Diciamo che la mia idea è sempre stata che se devo avere un figlio bisognerebbe farlo entro i 35 anni. Solo che ora... Che praticamente io fra 3 anni ho 35 anni, non credo che sarei in grado di... Ma non in, cioè proprio a livello economico, non solo che non vorrei... Ma cosa, Dio, mi fate parlare, ragazzi. Io purtroppo devo andare, ti lascio una considerazione. È normale che uno riguardandosi dopo anni si percepisca molto cringe ed acerbo. Non dimenticarti che la tua genuinità ha fatto affezione a molti tuoi... Sì, è vero, e comunque saremmo anche cresciuti insieme, però è inevitabile che io riguardandomi cringio male, soprattutto in quel periodo lì che... Cioè, è che guardandomi non mi meraviglio che io non sono mai sfondato, insomma, capito? Perché... Cioè, come fai a sfondare? Cioè, veramente... Comunque meglio così, meglio... È comunque stato un percorso che serviva, se no ora non sarei... Così, ora sì, capirai. Tra 20 anni ti vergognerai di questa live, ci sta? Non credo. Forse, non lo so. 30 sanguinosi secondi, James Bond approva. Caricare tutti quei pianetini e tutte... Nessuno ti obbliga a fare figli. Però un figlio vorrei, un piccolo zerino.
lo chiamo Enrichino, lo chiamo, ecco, questa cosa è cringe. Com'è il tuo rapporto con le donne? Interessante. Ultimamente scarso, perché fra pandemie e cose, però interessante. Sfondò Yutobi, ragazzi, ma anche lui nelle prime recensioni, è vero, Yutobi effettivamente nei primi video è cringissimo, è vero. Le donne manco le vedo, vedrai, bisogna un ship per vedere le donne, però quando le vedo capita che va a finire bene, però se è un film lo chiami, ragazzi, sto scherzando, se è un film lo chiami Vito, no, domanda di riservo, decidi, non vi dico, cosa vi devo dire, sono cazzi miei, che Demon Soul Remake è davvero un bel titolo, sono a circa 45, gli do un 8,5 piano, lo vorrei fare anche Demon Soul, prima o poi si farà. Solo ora basta comprare Joy, perché veramente c'ho l'asa piena di Joy. Che ti frega del Covid, pensi a quelle sfere, immagino. Ma preparatevi a scoprire l'intensa introduzione che questo gioco ha in serbo. Deficienti, stupidi, incapaci. Possibile che non ne facciate mai una giusta? Non è colpa nostra, è tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot. Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino del male. Ma che cazzo è sta roba? Cortex Entropy, eri così su PS1, cosa ti è successo? Sembra tutto fatto di plastica. Dunque, e le animazioni... Notare che nonostante io trovo cringe il me stesso, il montaggio veramente, cioè, mi faccio i complimenti, perché ci sono cose che oggi non avrei voglia di fare, quindi... Ma che ma si muovono tutti malì? Quando porti Ori 1, vediamo. Qua, in un periodo in cui saranno meno giochi, ora per ora, da un giorno all'altro mi è arrivato Tomb Raider, Crash 4, ora anche Spyro e Sackboy, non so più cosa fa prima, quindi vediamo. Oddio, Cortex, fa qualcosa! Preparati ad affrontare la mia ira, Crash Bandicoot! Il doppiaggio scuro è cringiato. E questo immagino sia il motivo del titolo, giusto? L'ira di Cortex. Vai, Crash! Crash, stai andando alla grande! Cosa succede? E vabbè, non riesco a trovare le parole giuste per commentare. Il telomero è un composto da sequenze ripetute di DNA che si associano a diverse proteine. Esempio, cosa succede? La sua funzione è quella di proteggere le terminazioni cromosomi, consentire la divisione cellulare, proteggere il metamiche dal cancro. Ma potevi dire semplicemente il DNA? Ok. Tomb Raider Underworld su PS3 va tipo a 15 FPS. Cosa? No, non è vero. Perché inserirlo in un'edizione rimasta quando non lo è? È vero. Perché è la trilogia. Era una scammata potente proprio. Loro ti hanno fatto la trilogia, così c'è. Tra l'altro la scammata è anche inserire Anniversary come trilogia. Ma ne parleremo. Ne riparleremo. Questa scena, voglio dire, dai, Aku Aku sulla sdraia e Vulcane di gomma. Il filmato continua e scopriamo la storia di questo gioco. E da un gioco di Crash non ci aspettiamo una grande trama. Insomma, è solo un platform, dai, ma la trama è comunque presente. Uka Uka chiama a sé i nuovi nemici, gli incredibili elementali, quattro maschere che dovranno evocare i poteri degli elementi per dominare il mondo a caso, così tanto per non si sa mai. Solo che sono un po' orrende. Seriamente, chi ha disegnato queste cose? Un bimbo dell'asilo? Forse io da piccolo per sbaglio? Chi ci fermerà? Ah, ecco che arriva Crash. Io da piccolo mi sbaglio, bello. Credo che quello sia Crash. È proprio come temevo. Che il dottor Cortex hanno liberato un gruppo di maschere chiamate. Ma senti quando dice Uka che è tagliato? Lo senti che è tagliato? Dice Uka. Cioè, c'è proprio un taglio, proprio il file è tagliato. Che il dottor Cortex. Cioè, invece non dice Uka Uka, dice Uka. Crash. È proprio come temevo. Che il dottor Cortex. Arriva la sonda positivo Tuok. Se ti riguarderai la live vedrai che l'ho rivalutato in positivo e questa cosa mi sconforta veramente, mi stravolge. Questi modelli poligonali sono usciti da un incubo, sì. Fustisi sui tuoi video, grazie. Cosa succede? Subito l'origine del mito, sì. Cortex hanno liberato un gruppo di maschere. No, vabbè, Underworld va a 15. Io mi ricordo che non va benissimo, però a 15 mi sembra tanto. Elementali. Dotate di un tremendo potere di distruzione. Sono maturo. Dobbiamo fermarli prima che distruggano la Terra e tutti i suoi abitanti. L'unico modo... Cosa? Per... No, ma che è? Un colpo di sonno? Aku Aku è così noioso che Crash e Coco si stanno addormentando, dai! Aku Aku, ma non dici niente a questi due! Dobbiamo sbrigarci! È arrivato il momento di pareggiare i conti! Mio...
Ma vaffanculo. Molte banche ti permettono la rivalutazione di Titan. Non credo che esisterà. Cioè, giocheremo. Forse se viene davvero Vito qui, perché prima ha detto Vito che vuol venire qui. Non so se però lo rivaluteremo. Comunque giocheremo Titans. Mio Dio, ma perché qua Crash sembra così idiota? E perché Aquaque è così ammiccante? Ma che diavolo sta succedendo qui? E poi caricamento. E dopo il caricamento Cortex ci presenta Crunch, un bandicoot enorme sotto steroidi che Cortex ha creato per sconfiggere Crash. Ma guardatelo, non ha un carisma incredibile. Guardate che fantastico design. E quelle orecchie. Bellissimo. Oh beh, tutti facciamo degli errori. Già, intanto Coco si fa i cazzi suoi. Brava. E adesso possiamo muovere i primi passi nella Warp Room e fare i salti di gioia prima di iniziare con i primi livelli. Oddio, perché? Per giocare a questo gioco bisogna sapere aspettare. Dobbiamo sbrigarci. In realtà i caricamenti sono solo il primo degli enormi problemi di questo gioco, complice anche il fatto che per qualche motivo sconosciuto questo gioco era su CD e non su DVD. Quindi... Ma cosa... Cioè, vabbè, Underworld, a parte che va, non va a 30 fissi, ma fa schifo. Comunque, secondo me, fallo in live almeno una volta, si fa le risate con Underworld. Però prima si fa Legend, poi Anniversary, io li voglio rigiocare e magari si fa anche Underworld. Quindi aveva dei tempi di accesso molto più lenti, solo che 40 secondi di caricamento sono un po' oltre il limite umano di sopportazione, non ho mai visto caricamenti più lunghi. Te non può più, dai. E metti che uno sbaglia livello e vuole tornare indietro, è costretto a rifarsi tutto il caricamento prima di cambiarlo. Stiamo parlando di minuti interi prima di poter giocare, è una cosa terribile. Ma dopo tutta questa attesa ci troveremo davanti a un meraviglioso livello dettagliato e pieno di vita, proprio come scritto sulla scatola. La più grande avventura di tutti i tempi, 30 nuovi livelli pieni di azione in ambienti ultra realistici. Ma è fantastico! No, non lo è. The Cake is a fottuta lie. Voglio dire, so che siamo nel 2001 e so che la PS2 è appena arrivata, ma tutto questo è molto lontano anche da quello che si vedeva su PS1. È solo un po' più gonfio di poligoni? Ma lo ammetto, niente di tutto questo mi passò di mente quando lo giocai per la prima volta. Vi ricordo che questo era il primissimo gioco PS2 che vedevo. Certo, non avevo ancora visto Jack and Dexter, che non aveva nessun caricamento e presentava un mondo unico senza soluzione di continuità. Oh, quello sì che era qualcosa. Ma vogliamo veramente paragonare questo a questo? Stesso anno, stessa console. Voglio dire, guardateli! I livelli sembrano incompleti e smorti. Se su PS1 avevamo colori sgargianti e scenari incredibilmente dettagliati per i tempi, qua è tutto molto più povero e poco colorato. Tanto che quando giocherò ad Underworld, devo dire che l'ho rivalutato parecchio. No, non cosa può si ricorda Crash Bandicoot è Crash Bandicoot stesso. Tutti i livelli condividono più o meno le stesse tonalità e nessuno riesce a risaltare rispetto agli altri. Ci sono livelli più curati e altri che sembrano lasciati a metà. La qualità dei livelli è veramente altalenante e tra tutti possiamo contarne solo pochi che siano effettivamente buoni e in pieno stile Crash Bandicoot. Per esempio il migliore credo che sia quello col vulcano, che appunto risalta molto di più rispetto agli altri, è molto più curato e a quanto ho letto in giro pare che sia stato proprio il primo livello che hanno creato. Pensavate che gli altri fossero soli, I know that feel. Inoltre i mondi sono pieni di zone vuote dove non c'è niente ad occupare lo spazio, come se si fossero scordati di metterci qualcosa o avessero tentato di allargare il livello solo per farlo sembrare più grande da esplorare. Manca completamente di vitalità, i nemici sono pochissimi e praticamente nessuno rappresenta una vera minaccia, oltre a essere brutti come la fame e decisamente poco ispirati al mondo di Crash. E poi ci sono questi alberi che non saprei bene come definire, sembrano, non lo so, virus? Questo non vuol dire che siccome non ci sono colori accesi non possa essere divertente, sta a voi, ai vostri gusti. Certo posso dire che avete dei gusti di merda, ma effettivamente non è facile dire cosa realmente non funziona in questo gioco. È qualcosa che va oltre il gameplay o la grafica, è una cosa più profonda. Questo gioco non ha un'anima. Non sono d'accordo. Tutto qui, cosa che Crash Vincenity ha. Ed è effettivamente l'unico gioco decente dell'era post Naughty Dog. E non è assolutamente un capolavoro, però almeno è giocabile. Infatti, sin dall'inizio sembra di avere fra le mani una brutta copia di Crash 3, una versione potenziata per PS2 che emula meccaniche e stile, inclusi gli intermezzi, le prove a tempo, la warp room, i livelli, i potenziamenti che sono gli stessi, e anche il bazooka. In pratica l'ira di Cortex non innova e non aggiunge nulla alla formula. Prende Crash 3 e lo imita in next gen. Oh, hanno inserito la camminata sulle punte. Lo userete per ben 2 volte. Di nuovo non c'è niente, solo veicoli. Voglio dire, un sacco di veicoli. E nessuno di questi funziona. C'è la jeep, il monopattino, l'aereo, un altro aereo, questo coso, quest'altra cosa, il carro della miniera, quest'altro coso della miniera, un esoscheletro, un altro esoscheletro e il sottomarino. Il sottomarino giallo, con cui potremmo andarcene tranquillamente sott'acqua senza temere nessun pericolo perché abbiamo i cannoni. Cosa? Aspetta, un veicolo non dovrebbe darti un certo potere in più? Mi stai forse dicendo che questo in realtà non è un veicolo ma un handicap? Oh no, presto, scappa, torna indietro, salvati! Morto. Questo non è divertente.
E poi c'è la palla, l'atmosfera, che praticamente rappresenta l'unica vera novità del gioco. Ora, questa palla sarebbe anche una bella cosa, è divertente da giocare, specialmente nelle sezioni piane, ma come arrivano le salite? Oh cavolo, le salite! Il problema di questa sfera è che ha una fisica anche troppo realistica. Sembra pesantissima da spostare e appena c'è una discesa la palla inizia a prendere folle velocità andando completamente fuori controllo, finendo in mille piccoli pezzetti. Ma la palla non è la sola ad essere afflitta da una strana fisica. In effetti tutto il gioco ha una strana gravità che appesantisce il gameplay. Sapete che su Zero Play non mi piace entrare troppo nella tecnica, ma andiamo. Quante view fece questo 166? La versione ricaricata sull'ala ovest, che è 0x 120, quindi probabilmente piano piano lo supererà. Qua cresce lentissimo, non ha la stessa agilità che aveva. Guarda che meraviglia! Giochi. Quando salta sembra staccarsi pesantemente da terra, la scivolata sembra lenta e collosa, non so neanche come spiegarlo. Il controllo non dà assolutamente la stessa soddisfazione di un tempo. A complicare le cose c'è la telecamera, che è stata messa un po' troppo in basso e quindi è un po' difficile capire la prospettiva durante i salti. Sapete cosa significa? Che si muore! Oh no, perché il mondo è così crudele? Frustrante, questo gioco è frustrante. I livelli sono sbilanciati e le morti sono troppe, e quasi sempre per salti sbagliati o impossibili di reagire in tempo a qualche movimento improvviso dei nemici. E c'è anche Coco, giocabile. Yeah! Anche se non ha niente di speciale, è solo una seconda skin di Crash più lenta e più inutile, quindi chi se ne. Ma hey, anche voi ragazze! E poi quale migliore modo di sfuggire a uno tsunami se non con un monopattino rosa? Oh, e anche da una valanga in effetti. Sentite che musica tragica, riesco a sentire la paura. Sembra stare in mezzo al miele. Sì, questa che l'ho copiata da Squid Dai Jack. Non sapevo che te si aspettava Crash 4. Per Dio! Avete visto che Crash 4 sarebbe stato frustrante? È vero. Quanto è stato presente questo personaggio nella sua vita? Già meglio giocare con Crash. Vi prego, ditemi che movimento è quello. Aspetta, leggermente sorridi che fa continue facce. Questa come l'ho detta, no? Qui taglia. Vabbè. Quali leggi della fisica sfida? Qual è il problema, Crash? Sì, anche le animazioni fanno abbastanza cagare, poco rifinite e senza personalità. Tutto viene risolto semplicemente dando un senso di elasticità e gommosità al tutto. È tutto gommoso, anche le scatole di ferro. Ma vi sembra il caso? Ma parlando di personaggi, vi ricorderete di quanto riuscivano ad essere severi i vari personaggi di Crash 3. Ognuno aveva una sua personalità. Tini era uno scemotto grezzo, Entropia era un intellettualoide spazientito e Cortex aveva quell'aria da genio del male saccente e pazzoide. Nell'era di Cortex i personaggi sembrano tutti uguali, tutti cattivi a caso e privi di personalità, sono tutti dei bulletti delle medie e ogni dialogo è completamente lontano da ciò che abbiamo visto in passato. Alcuni sono veramente irritanti e proprio, non lo so, sono inutili. Si può sapere perché quello stupido marsupiale continua a raccogliere i cristalli? Ti cancelleremo dalla faccia della terra! Ti insegnerò l'educazione! Sei solo un pallone gonfiato. È l'ora di guadagnarci le mostrine, ragazzo. Quando avrò finito con te dovranno stenderti ad asciugare. Ma quanto sei sfigato. Le musiche invece sono parecchie. Interessanti. Personalmente le trovo molto belline, anche se parecchio diverse dallo stile dei primi giochi. Alcune sono veramente riuscite e riescono in qualche modo a dare un senso a tutto questo scempio, anche se hanno tutte un piccolo difettuccio in comune. Non sono in loop. Già, si sono scordati di loopparle! E così quando arrivano alla fine, ricominciano. Incapaci! Avete capito? Sì, si sente il taglio! Oh Gesù. Certo, talvolta questo gioco è anche divertente. Insomma, non è certo il male assoluto o il peggior gioco del mondo. Riconosco la bontà e l'ambizione del gioco, ma viene troncata da una mancanza di talento dei Traveller's Tales nel ricreare le giuste atmosfere e riempie tutto di idee sbagliate e prive di gusto. Ma effettivamente è normale che un team che non ha mai lavorato su un gioco, che ha delle dinamiche e uno stile ben preciso, non sia in grado di riproporre la stessa esperienza da zero con le proprie gambe. Naughty Dog ha lavorato su Crash per 5 anni, migliorando e affinando la tecnica gioco dopo gioco. Come può uno sviluppatore essere preso e messo in condizione di ricreare il ritmo e lo stile? Sono completamente altre persone. Come possono avere la stessa filosofia di lavoro che ha portato quella serie al successo? E come possono farlo in 12 mesi? Solo perché Universal ha deciso così? Da questo punto di vista, Traveller's Tales ha fatto un lavoro anche troppo buono, devo dire. Alla fine l'ira di Cortex è un gioco bellino, solo che è un pessimo Crash, perché ovviamente non si può e non si deve evitare di giudicarlo senza fare paragoni col passato. Ma questo discorso vale per tutti quei brand che vengono sballottati da uno sviluppatore a un altro, che ne cambia stile, atmosfera e tutto il resto da titolo a titolo. Che sia un gioco, un film, un libro, sono i produttori veri responsabili di queste operazioni. E non c'è niente di perdonabile nell'aver distrutto, stuprato, sputtanato un gioco come Crash Bandicoot. Universal, sinceramente, ma vaffanculo. Beh, quello che viene dopo Crash l'ira di Cortex purtroppo è storia, e non si vedono giochi di Crash ormai dal 2008. 7 anni.
E vorrei sapere se sono vere queste voci che dicono che Sony sta cercando di riprendersi Crash. Se riuscissero a mettere su uno studio infatti, che si dedicasse solo a Crash, dopo due anni, fantastico, riuscirebbero a fare un reboot in chiave moderna, in linea con gli originali. Nessuno fa più platform. Voglio un platform. Mi prego, ne ho bisogno! E siccome Zero Play analizza un po' l'atmosfera globale del gioco, introduciamo il nostro strumento di valutazione personale. No, il consumo barometro. Il barometro. Ecco. Nuvoloso. E vabbè, porca puttana, meno male non l'ho mai riproposta questa cosa. Comunque vedi che io già nel 2015 ero davanti a Dado Bugs con questa cosa del barometro, zerometro. Cioè, carina, però no, non può funzionare questa cosa. Nuvoloso. Che poi usata solo in questo video qui. Quanto eri giovane? Avevo 16 anni. No. Tra parentesi, questo problema della musica nel loop l'ho notato un po' nella trilogia di Ratchet & Clank. Nella trilogia di Ratchet & Clank? Il dado boxone... No, lo si chiama il console warometro, mi pare. Giulia Shi. Chi è Giulia? Va a piovere. No! Ma finalmente mi sono tolto questo peso e ho distrutto l'ira di Cortex. Ah, adesso posso vivere felice. Ci vediamo smettila. Al prossimo Zero Play. Ricordate di iscrivervi, commentate, mettete un mi piace, fate cosa vi pare. Ci vediamo sulla luna. Ciao! Ciao! Smettila, grazie smettila. A tutti per aver guardato questo Zero Play. Io scusatemi davvero tanto se ho smesso di fare nuove puntate da quasi un anno. Oddio, è veramente un sacco di tempo che non ne facevo. Ma mi farò da ridirlo. Ho lavorato un sacco a questo nuovo Zero Play per renderlo più divertente e pieno di roba. E spero che possiate apprezzare lo sforzo. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti. E magari ditemi anche se sono l'unico a cui Crash Bandicoot e l'ira di Cortex fa così pena. Non lo so, magari giocato al contrario è fantastico, che ne so. Voglio ringraziare tantissimo Nunzio Cafagna per aver realizzato una mia versione disegnata che potete vedere nell'immagine. Nunzio Cafagna che ora lavora tipo fa le animazioni a livelli importanti proprio, cioè è diventato un animatore, disegnatore, mi ricordo, bravissimo. Ma se avere amato da bambino immagino soprattutto perché è stato il mio primo, se avevo giocato un po' nella trilogia prima non l'ho mai posseduta, la 2 è stata la mia prima console, ora con occhi uniti i difetti si vedono tutti ma non posso non guardare i ricordi, quella nostalgia, sì, sono d'accordo, grazie Nunzio. Probabilmente metà delle view di questo video sono mie, no, non è vero. Non è vero. Andate a dare un'occhiata sulla sua pagina Pandemonium perché è veramente bravo a disegnare, ha un bellissimo stile Disney. Grazie davvero. Bellissimo stile Disney. Non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi a questo canale. Aspetta, ci sono le foto. Non dimenticate mai di mettere mi piace, che è la cosa più importante. Mettete sempre mi piace ai video che vi piacciono, altrimenti non andiamo più da nessuna parte. E certamente non volete che accada. Ma mi sembra di aver parlato anche troppo per oggi, quindi non passate troppo tempo seduti e ci vediamo sulla luna. Mi avete mandato un sacco di foto? Sì. A quel tempo chiedevo di farmi mandare le foto. Dov'è finita tutta questa gente? C'è qualcuno di voi fra questi? Lui! Madonna. C'è Emma? Chi è Emma? Emma? Una ragazza che gioca a CTR. Era quello che per cui è cosplay? Sì, al cedo. Chi è Emma? Scusa. Zero Play di Ratchet, speravo entro domenica, ma no, comunque appena è pronto, fra qui a qualche giorno. Mi trovo mai di dire che tira più un pelo di Crash che un cowboy. Il ragazzo che mi ha presentato ce n'è Mist. Emma, il ragazzo, Emma è un ragazzo, vediamoci questo. Come forse saprete, sono un grande fan di Crash Bandicoot. Metti là che cambiamento per 2018, la voce è completamente diversa. E come tutti i fan di Crash Bandicoot, posso sentire un tangibile... Ah, Emma, non Emma, ho letto Emma, che ne so io. Le hype per l'arrivo della Insanity Trilogy, una remastered, remake o come diavolo volete chiamarla, dei primi tre storici giochi. Un titolo tanto interessante quanto simbolico, un palese tentativo di riportare in vita una serie data per morta da quasi 10 anni, a cui speriamo seguirà una nuova generazione di avventure fatta con passione e qualità. L'ultimo titolo di Crash Bandicoot risale infatti al 2008 e per l'amor del cielo non era certo un capolavoro, e per quanto tutti abbiano
continuato ad amare Crash grazie al suo glorioso passato, non possiamo certo dire che la sua sia stata una carriera brillante. Al contrario, negli anni Crash è stato protagonista di una serie di giochi tanto brutti e raffazzonati che l'hanno fatto cadere sempre più in basso, fino alla completa ibernazione. Pubblicità? 10 anni sono tanti. Ti aspetto, dai, c'è la pubblicità, ti aspetto. Dimmi quando sei tornato, così io faccio servizio pubblico, ragazzi. Dimmi quando sei... comunque la linea non è mai andata bene come stasera, è incredibile, meno male. Probabilmente ho risolto il problema. Vai, aspetto che finisca la pubblicità. Comunque se ce n'è troppa la levo, Quanta c'è? Comunque c'è un minuto ogni mezz'ora. C'è un minuto ogni mezz'ora, si può fare. Non avete idea di quante pubblicità hanno gli altri cani, davvero. Quindi vale Vitis, lascio un minuto ogni mezz'ora. Ci sta, dai. Sono 2 minuti all'ora. No. Lascia, ok. E che io sono buono, io non voglio far soffrire i miei spettatori. Ti ho aspettato, Darkevo. Ho aspettato tutti. Ma che cacchio, ho sbagliato video. È un reboot, remake, remastered, quello che vi pare. A questo punto era l'unica strada per far conoscere Crash al pubblico attuale. Ma quali sono questi giochi che hanno reso Crash un personaggio da dimenticare? E quali sono invece quelli che hanno significato qualcosa? Benvenuti in questo episodio speciale di Zero Play, dove andremo a dare un'occhiata a tutti i giochi della serie con un preciso ordine di valutazione, dal più brutto al più bello. Ovviamente... Ah, avessi mal di gola, può darsi che nel video di Twins e dell'Ira Records avessi un po' di raffreddore, può darsi, no, non me lo ricordo più però. Può darsi. Secondo i miei personalissimi criteri. Inoltre in questa lista ignoreremo completamente i titoli mobile. Perché tanto chi se ne frega. A parte che io sono fierissimo di questa animazione qui. Quella un po' di flex, questo. Bellissimo. Volevo vedere un attimo il video di Kina. Breve, devo sentire la voce com'è oggi. Zerix Kina. Aspetta, cos'era sta roba? Scusa, ma perché ci sono sti video di Kid Icarus? 2 secondi. What do you think that will look like? Io non ho parole, veramente. Quando venne annunciato Kena: Bridge of Spirits a giugno dell'anno scorso, le mie orecchie si drizzarono più di quelle di un gatto. Ma ce l'ho ancora più acuta la voce ora, ma che vuol dire? Ma non è mai uguale la voce, è più acuta. Quando sente aprire il frigo, e i motivi erano tanti e più che validi. Un gioco pucciosino, immerso nella natura e pieno di animaletti, con una candida ragazzina protagonista. La perfezione che ha con montaggi e l'audio è incredibile. Sono un professionista. Posizione numero 12. Dallo sguardo innocente, intenta saltare di qua e di là. Boh. Oh, ma sto video è solo 4000, però... No. Crash Boom Bang, assolutamente il peggiore gioco di Crash mai realizzato. Basta guardarlo. Ma perché in live parlo così? Così è la voce normale. Se devo fare uno speakeraggio, devo leggere qualcosa, faccio... Sfruttando i poteri distruttivi dei quattro elementi, il dottor Neocortex... Immaginati un'ora a leggere così, poi arrivo alla fine che mi verrà qualcosa alla gola prima o poi. Per capire che c'è qualcosa che non va. Uscito su Nintendo DS nel 2006... Posizione numero 12, Crash Boom Bang, assolutamente il peggiore gioco di Crash mai realizzato. Basta guardarlo per capire che c'è qualcosa che non va. Uscito su Nintendo DS nel 2006, è l'unico gioco della serie ad essere sviluppato in Giappone, ed è considerato anche uno dei peggiori giochi della console. Essenzialmente è un party game, dove tutti i giochi sono brutti e ripetitivi, con una grafica oscena e dei controlli imbarazzanti. E poi vi basta guardare le valutazioni che ha per capire che ne abbiamo parlato anche troppo. Posizione numero 11, la voce Crash... troppo impostata? No, la voce è troppo impostata. Anzi, negli ultimi video, tipo questi qui di Kina, non piattaforme, massi, evitando dirupi e colpendo mostrini a bastonate. Un pacchetto di benvenuto che gridava a gran voce PlayStation 2, primi anni 2000. Non è così impostata, dai, non è vero. Ma quando i giochi erano semplici e diretti, quando si abbondava il volume, potevo alzarlo un po' di più, però, della voce. Il platform, e quando in generale i titoli comunicavano immediatamente l'obiettivo e il mood, senza perdersi in grandi narrazioni. Vabbè. The Titans e anche Mind Over Mutant, due titoli decisamente controversi, sviluppati da Radical, sulle cui spalle grava forse la colpa dell'ibernazione della serie, gli ultimi prima della nuova remastered. Non sono giochi brutti, ma sicuramente non sono neanche belli. Nonostante abbiano una grafica niente male, si tratta di titoli mediocri, senza infamia e senza lode, che presentano una formula di gioco completamente diversa dal solito, con un gameplay un po' platform e un po' beat'em up, divertente sì, ma niente di speciale, con una direzione artistica che non c'entra niente col caratteristico stile di Crash. Niente Fruity Boompa e il
design stravolto dei personaggi non fa che rendere il tutto ancora più imbarazzante, con Crash che ha pure dei tatuaggi tribali, forse nel tentativo di renderlo più frizzantino e sbarazzino agli occhi dei truzzi dell'epoca. Due giochi piatti, facili e ripetitivi, e quindi dimenticabili. Posizione numero 10, L'ira di Cortex, il primo vero gioco dopo il periodo di massimo splendore di Crash. Sviluppato da Traveller's Tales, uscito nel 2001 su PS2 e poi in seguito anche su Xbox e GameCube, ad oggi è visto come uno dei titoli spartiacque tra il bello e il brutto della serie, e che vede giudizi spaccati a metà tra detrattori, a cui mi associo, e giocatori che l'hanno trovato piacevole e divertente. Essendo uno dei primi giochi usciti su PS2, ha senza dubbio rappresentato per molti il primo gioco di Crash con cui hanno avuto a che fare, senza aver mai giocato gli originali, e questa è l'unica giustificazione che mi sento di dare a chiunque consideri positivamente questo accrocchio. Su questo titolo tempo fa ho fatto un intero Zero Play che vi invito a guardare per un giudizio più completo e ragionato, ma non vi incazzate, proseguiamo col video. Posizione numero 9, Crash Tag Team Racing. Tre sono i... No, l'ira di Cortex non è assolutamente peggiore di Tag Team Racing e di CNK, no. Questa classifica va rivista. Non sono per niente d'accordo, cioè... No, va messa magari sotto Twin Sanity, ma non sotto Tag Team Racing. I giochi di corse nella serie di Crash, e Crash Tag Team Racing è il peggiore di questi. Sviluppato da Radical nel 2005, prima di Titans e Mutant, nonostante il titolo rimandi chiaramente al ben più celebre e indimenticabile CTR, questo gioco resta a galla nella mediocrità. Troppo facile forse, sicuramente poco ispirato, con dei controlli sfuggenti e meccaniche di combattimento alla guida poco interessanti. Tra una corsa e l'altra, la storia è arricchita da una modalità in free roaming, con varie missioni da completare e un gameplay tradizionale ma un po' anacquato, che secondo me non fa altro che rendere il gioco molto confusionario e pieno di elementi superflui e dimenticabili. Insomma, se non tocco questo gioco dal tempo della sua uscita, un motivo ci dovrà pure essere. Posizione numero 8, Crash Nitro Kart. Facciamo un passo indietro di 2 anni e troviamo Crash Nitro Kart nel 2003. Un titolo molto più fedele a CTR e forse più all'altezza delle aspettative. Anche se il controllo dei kart non ha niente a che fare con la perfezione di CTR, ricordo di averci giocato parecchio. La formula è identica a CTR, così come il look dei livelli e le varie modalità. Forse anche troppo, tanto che probabilmente il maggior difetto di questo titolo è proprio la mancanza di qualcosa che lo renda più originale e memorabile al di là della semplice emulazione. Ma la ricerca di uno stile che fosse il più fedele possibile a quello dei tempi passati però è evidente, tanto che all'epoca vide in Vicarious Vision i degni eredi della Naughty Dog, forse un giudizio troppo affrettato, ma guarda caso l'Insanity Trilogy è sviluppata proprio da loro. Posizione numero 7, sempre da Vicarious Vision abbiamo i tre giochi per Game Boy Advance che mi sento di classificare tutti insieme nella stessa posizione: Crash Bandicoot XS, Entrance e Fusion. Giochini 2D semplici ma efficaci. Anche sta cosa viene cazzata, cioè ora potrei capire aver messo insieme XS e il 2, ma Fusion è assolutamente non allo stesso livello. Fusion lo metterei magari un gradino sopra Boom Bang, ma è una merda, quindi non è a questa via, va rifatta questa classifica. Esatto, i pareri cambiano, ma non è tanto che i pareri cambiano, è che si matura un po' tutto. Probabilmente questi per Game Boy era tanto che non li giocavo. Tag Team Racing era un bel gioco con enorme varietà di gameplay. No, assolutamente no, non dirle te le stronzate. Cioè, con tutto il rispetto e l'amore che posso avere, ma no. C'era tante modalità, rigiocalo e te ne accorgi. Oh beh, tutti facciamo degli errori. Fusion era divertentino, sì, ma non era una merda, dai. Aspetta che esce Pumpa League, rifà la casina, sì. Oddio, bisogna vedere quando esce Pumpa League. Certamente... non ha senso farlo ora un video del genere, ma con l'avvicinarsi di un prossimo gioco, sì. Non cancello, però vedremo. Qui gli sviluppatori manifestano la loro volontà di emulare lo stile il quarto, di Naughty terzo, Dog, riuscendoci non lo so. Pienamente, ma anche qua peccando di originalità, sfoggiando livelli e ambientazioni che sembrano presi pari pari dai giochi originali, che però nel complesso, almeno stilisticamente parlando, riescono nello scopo di portare Crash su console portatile in modo dignitoso, tranne per Crash e Spyro Fusion, quelli fanno abbastanza cagare. Posizione numero 6, quindi non devi mettere la stessa ed posizione. Eccoci al forse più celebre Crash gioco Bash di Crash del periodo post Naughty Dog. Sviluppato da Eurocom e uscito nel 2000, Crash Bash è stato l'ultimo gioco
gioco della serie su PS1. Un party game con molti minigiochi, tutti diversi fra loro, almeno all'inizio. Dopo i primi livelli, infatti, scopriamo che tutti gli altri non sono altro che diverse iterazioni sempre più complesse delle stesse sfide. E dopo un po' risulta tutto ripetitivo, oltre che con una difficoltà crescente forse troppo sbilanciata. È un gioco che personalmente non ho più toccato dopo che all'epoca passai mesi nel tentativo di finirlo. E sì, è l'unico gioco di Crash che non ho mai completato. Troppo, troppo difficile. Posizione numero 5, Crash Twinsanity. Riconosciuto universalmente come il migliore gioco di Crash su PS2, Crash Twinsanity è oggettivamente migliore degli altri, pur restando un gioco umile e non senza difetti e bug. Uscito nel 2005 e sviluppato da Traveller's Tales Oxford, uno studio creato appositamente per i giochi di Crash e poi smantellato per qualche motivo, Crash Twinsanity è nettamente migliore dell'Ira di Cortex, con cui vanno a formare gli unici due giochi con gameplay tradizionale usciti negli ultimi 15 anni. Finalmente con un mondo free roaming esplorabile alla Jak and Daxter, Crash Twinsanity è divertente e colorato, ha un sacco di humor e denota una sincera passione per la serie, regalando momenti che sono rimasti impressi nel tempo. Certo, sarebbe da parlarne un sacco di questo titolo e sicuramente prima o poi lo farò in un episodio dedicato, quindi scrivetemi quando esce, non ve lo perdete. Dopo 2 anni, dopo Crash Twinsanity restano gli ovvi pretendenti del podio. Al quarto posto mi sento di mettere il primo Crash Bandicoot, quello da cui tutto è iniziato, la pietra miliare dei videogiochi e della stessa PlayStation, il gioco che ha rivoluzionato e innovato nel modo che sappiamo. E anche il mio primo gioco PS1, indimenticabile, ma che impallidisce di fronte ai seguiti. Crash Bandicoot 3 è la vetta più alta raggiunta dalla serie, dove l'innovazione tecnica, non lo so, sia di gameplay che di grafica, raggiunge il suo apice, e dove Naughty Dog ci porta davanti al meglio che poteva esistere su console nel 1998, aggiungendo mosse, modalità e personaggi che diverranno storici. Eppure Crash 3 è solo al terzo posto di questa mia personale classifica. Al secondo posto metto proprio Crash Bandicoot 2, che di meglio del 3 ha tutta l'innovazione tecnica di cui il primo gioco aveva bisogno, migliorando il controllo, le animazioni e tutto il resto, riuscendo a realizzare ambienti con una maggiore ricchezza di dettagli e di colori, caratteristiche che sono poi state trasferite anche nel terzo, ma Crash 2 resta il mio preferito della trilogia originale, forse proprio per le ambientazioni selvagge, per le musiche e per la sua semplicità. E al primo posto, GTR. No, cioè oggi al primo posto mettere Crash 2. Non so perché, forse in quel periodo avevo talmente tanto la speranza che facessero Crash GTR. E qui, tra l'altro, nella nuova classifica dovrei mettere anche GTR e l'Insane, quindi. Però no, al primo posto Crash 2, assolutamente. Crash 2, non lo so, nuova classifica, forse Crash 2 GTR. No. Crash 2 GTR Nitro Fueled. Eh sì, GTR Nitro Fueled è tanta roba. Crash on the Run, appunto, anche Crash on the Run andrà messo. Crash on the Run non lo so, lo metterei, solo che è particolare Crash on the Run, difficile fammi spingere a PS2, è difficile considerarlo allo stesso livello di anche solo dei giochi per Game Boy. Il 4 va prima o dopo l'Ira di Cortex? Prima, cioè più su, dai, è un casino, ma che casino facevano? Non lo so, non è facile. Però di sicuro Crash 2 vincerebbe. Come stai acquisendo l'immagine da PS2? Collegato ad un adattatore decente. Ci vorrei fare un video, sarebbe da farci un video. Mesi e mesi di lavoro ci vorrà. Ci tiene un signor gioco, scoccia vedere come stavo trattato dopo nel 2020. Sì, però a livello di single player e Nitro Fueled è tantissima roba. Inutile. On the Run e mobile è inutile metterlo. Sì, è vero. D'altra parte, anche in inner video lo dico che ho evitato i titoli mobile perché tanto chi se ne frega. Effettivamente, forse bisognerebbe fare una classifica di titoli mobile, però non ha senso una classifica di titoli mobile. Non ci sono alternative, ci ho pensato un bel po' prima di decidermi, ma Crash Team Racing vince il podio. Il gioco che più di tutti si è preso ore della mia vita. Tanto divertente e tanto longevo da essermi durato anni, fino ad oggi in cui continuo a giocarci facendomi qualche partita ogni tanto. E la sensazione è sempre la stessa, come se dal 99 non fossero passati 18 anni. Sono un nostalgico, lo sapete bene, e GTR è il gioco che più di tutti riesce a bilanciare la mia nostalgia con la voglia di giocare a un gioco divertente e equilibrato, che ancora oggi resta appagante e che ti rapisce come se fosse appena uscito. È questo che voglio dopo la Insanity Trilogy. Un gioco Insanity, che mi faccia provare queste emozioni. Insanity! E questo divertimento con un gameplay solidissimo e una tecnica di marmo, e ovviamente con la possibilità di fare il culo al mondo intero con un perfetto multiplayer online. Un GTR online.
tutto ciò che i fan di Crash aspettano. Quindi fatelo! La trilogia è tornata, Crash è pronta a splendere di nuovo e adesso dateci tutto quello che non ci avete dato in tutti questi anni. Questo era tutto, spero che questo episodio vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace e iscrivetevi per i prossimi video. E fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con questa classifica, qual è il vostro gioco di Crash preferito, cosa ne pensate della Insanity Trilogy. E dai, i commenti sono aperti, potete fare quello che vi pare. Ci vediamo al prossimo video e sto pensando che questa cosa del ci vediamo sulla luna non mi piace più, devo inventarmi una nuova frase. Mamma mia. Fatto 100 commenti. Sì, bisognerà fare un zero play di ogni episodio. Va bene, bimbi. Io sono più pronto che mai a fare YouTube, veramente. Allora. Aspetta. Finiamo questa live dedicata tutta all'ira di Cortex guardando la poop. Questa poop che ha fatto P3, come si legge, non lo so. Vediamo e poi si va a letto perché non ho più voce ufficialmente. Tanti saluti a voi, piccoli pezzi di merda. Benvenuti nel nuovo Zero Play. Nuovo? No. Il gioco di oggi è il gioco della Barbie. No. Io Crash Bandicoot no. L'ira di tutti. Alcuni lo amano, altri lo odiano. E sapete perché? Non lo so perché, non lo so. Crash Bandicoot e tutti lo amiamo, altri lo odiano. Io personalmente lo rinnego. E dopo Crash Bash, che era brutto, a dire la verità, è l'anno dopo che inizierà a susseguirsi di giochi di merda. Nessuno nel 2001 poteva immaginare quanto l'ira di Cortex potesse rappresentare l'inizio della fine. Bene, da dove comincio? Perché proprio non ne ho idea. Inizio dalla grafica, dai caricamenti, dall'incredibile grafica, dai graficamenti, dalla caricrafica, dalla graficamente. Appena lo infilai, graficamente. Completamente stravolto perché vidi questa grafica incredibile e si vedeva l'organico. Mi sembrava bellissimo, per me lo era. Ma ormai è passato un sacco di tempo. Ad ogni modo, a quel tempo sapevo solo che arrivai per dare indietro il cazzo al negozio per ben 50 lire. Porco Dio, non sapete quanto mi pento oggi di quella scelta. Chissà che fine ha fatto, non ridate indietro. Porco Dio, non sapete quanto mi pento oggi di quella scelta. Chissà che fine ha fatto, non ridate indietro il vostro cazzo. Ho insegnato ai vostri figli, dovete amare i vostri figli, dovete amare i vostri beni. Crash Bandicoot Next Gen, PlayStation Gen, Next Station 2, PlayStation Gen. Bomba, oh cielo, stavo per venire. Ok, inseriamo il disco e boom, caricamento. E vabbè, appena iniziato, un altro caricamento. Vabbè dai, chi se ne frega. Che cacchio succede? Oh, c'è qualche problema, devo riavviare. Ah, un altro caricamento. Universal, Konami. Un altro caricamento. Konami. Ok. Ah già, caricamento. Che cacchio succede? Oh, ma che diavolo sta succedendo qui? Ed eccoci qua. Preparatevi a scoprire l'intensa introduzione che questo gioco ha in serbo. Deficienti, stupidi, stupidi facenti. Scaccati. Possibile che non facciate mai un cazzo? A quanto cazzo? Questo mi fa ridere. Possibile che non facciate mai un cazzo? Possibile che non facciate mai un cazzo? A cazzo vedo? Il tuo curriculum di seccatore è patetico. Uka uka. Vai a cacare. Deve essere eliminato. Uka. Vanculo. Grazie per il follow. Grazie per il follow, pusher. Sì, non l'ho letto. Vanculo. Fanculo. Uka uka. Crash, te è davvero troppo in gamba per te. Taci. Basta con le scuse e esuse. Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino della cacca. E meno che mai a uno stupido marsupiale accoglione. Crash deve essere minato. E ogni dialogo è completamente strano e stupido come sembra. Alcuni sono veramente irritanti e proprio, non lo so, sono inutili. Voi cinque bastardi farete meglio ad escogitare un buon piano. Oddio, Cortex, fa qualcosa! Basta con queste discussioni! Abbiamo un piano? No. Idiota. Pur essere qualcosa che possiamo fare, rare. Di un po', dottore, sbaglio o stavi cantando nel tuo laboratorio? Non so di cosa parli, Annetrofi. Ma che cazzo è sta roba? Ma che diavolo sta succedendo qui? Cortex, Entrortex, eri così su PS1, cosa ti è successo? Sembra tutto successo. E cancellare per sempre successo. Crash Bandicoot dalla faccia della terra. È schifoso. Taci. Il filmato continua e scopriamo che Crash e Coco fanno zozzate. No. Vai, Crash! Sì, Crash, stai andando alla grande! Fanno sesso! Ah, Salvellino! Sei riuscito a catturare la mia attenzione, Suka Suka. Che razza di piano diabolico state architettando tu e il dottor Corco questa volta? È solo una piccola riunione tra vecchi amici.
Uka Uka chiama a sé i nuovi nici, che dovranno evocare i poteri degli elementi per dominare il mondo a caso, così tanto per non si sa mai. Mici. Ma chi ha disegnato queste cose? Un bimbo dell'asilo? Forse io dell'asilo, per sbaglio? Perché li hai liberati, Uka Uka? Non ti ricordi cos'è successo l'ultima volta? Quisquilie, qualche teresquilie, un po' di inondatotum, qualche quiscotum, qualche glaciazione, qualche piccola graziosa era di inondaciale un paio di anni fa. Ti preoccupi troppo, Lino. Monino. Non sei in grado di trollarli, Uka Uka. Non sei in grado di trollarmi. Ma perché bellissimo. Qua qua sembra così idiota. E perché Uka Uka è così ammiccante? Ecco che arriva Crash. È proprio come temevo. Che cacchio succede? Dai, Akuaku, ma non dici niente a questi due. Uka Uka ha liberato un gruppo di amici dotate di un tremendo potere di distruzione. L'unico modo per porre freno alla furia devastatrice dei amici è imprigionarli utilizzando gli antichi calli. Servono 5 calli per ibernare ciascun micio. 5 calli. A che micio. Punto è il tuo nuovo per portale ciascun di teletrasporto? Micio. È bellissimo. Hai finito. Cazzo. A che punto è il tuo nuovo porto? Pronti a partire. Erire. Erire? Oh no! Cosa succede? Non può essere! Oh Gesù! Bastardo! No! Il socio! Ma che diavolo sta succedendo qui? Intanto Coco si fa i cazzi suoi. Ok, tutti i sistemi operativi sono pronti e operativi. Ma che diavolo sta succedendo? Ah, ok, basta così. E poi caricamento. E dopo il caricamento, Cortex ci presenta il caricamento. Un altro caricamento. E adesso possiamo iniziare con il primo. Cortex livelli. Ci presenta il caricamento. Oddio perché? Oddio perché? No! Stiamo parlando di minuti interi prima di poter giocare. Proprio come scritto sulla scatola. Ma dopo tutta questa attesa ci troveremo davanti a un meraviglioso livello dettagliato e pieno di vita. È una cosa terribile. Ma vaffanculo. Ma finalmente mi sono tolto questo cazzo e ho distrutto l'ira di tutti. Adesso posso venire. Dai. Questo gioco è una penzola. Ci vediamo al prossimo Zero Play. Ricordate di iscrivervi, mettete un mi piace e fate. Questo gioco è una penzola. Ci vediamo al prossimo Zero Play. Ricordate di iscrivervi, mettete un mi piace, fate cosa vi pare. Mettete un mi pare, fate cosa vi piace. Ciao. Addio. Fine. Fine. Basta, questa era le 2 poop di Fight Ride, Fight Ride. Basta, via, si va a letto. Buonanotte. Buonanotte, vi ringrazio anche, sono stanchissimo. Vi ringrazio, è stata una bella serata, una bella live. Mi dispiace per il problemino tecnico, ma vabbè, pazienza. Si continuerà Crash 4, insomma l'ira di Cortex nei prossimi giorni, forse domani, vediamo un po', vediamo un po'. Basta, si chiude. Buonanotte a te, sì, bella live. Facciamo un raidino a qualcuno, chi si fa il raidino? Vediamo un po' se c'è qualcuno. È stata una bella live, sì, sì, sì. Sono divertito, è stato bello. A chi si fa la live, la raid? Vediamo un po' chi becco. Boh. A caso? Vediamo se c'è qualcuno che gioca a Crash. C'è... Crash Insane Trilogy? C'è qualcuno? C'è qualcuno che gioca all'Insane Trilogy? Chi è? Sweetie Steffi. È un oro. Perfetto. Ride da Sweetie Steffi. L'amico di... ormai ha scelto lei. Ride. Buonanotte, bimbi. Fate a modino. Copritemi. Grazie, perché è freddo. Basta per il con questi bittini. Buonanotte. Ci vediamo. Che pregiamo.